hello. People, how are you? People, questo giorno tu starai correndo in. Oh, oh, hello. People, siamo qua. People, e se accendi la tua radio tu ci ascolterai. Resta con noi. People, non cambiate. People, tanta musica con gioia ti offriremo. 102 People, è una grande garanzia. People, siamo sempre noi di Radio I. Siamo proprio noi di, siamo ancora noi di, sempre solo noi di Radio I. Ed è venerdì ed è primo dicembre 2023, 10 minuti dopo le 11. Sara Priolo e Milvia Verna, hello people. Glitter people, al contrario, hello people. Glitter people, vabbè. Da destra, da sinistra, sempre così. Allora, per chi non vede la diretta su Facebook, abbiamo degli occhiali a forma di cuore rosa. Io non vedo niente, già sono diventata ciecata. O meglio, vediamo rosa rosso, ecco, quindi questo è un bene, considerando la giornata di oggi. Portiamo sì. Un po' di colore. Devo andare a memoria per la scaletta. vabbè, e il buongiorno intanto alla nostra regia voce, Marco Perlongo. Buongiorno, ciao Sara, ciao Milvia. Come stai? Sto molto bene. Tutto grazie, bene. Voi come state? Buon weekend glitterato a te. Oh, grazie, questa è la benedizione dei glitter, cara mia. Io non ci vedi così. Io farei occhiali. Una preghiera. Ti vedo proprio che stai. Questo è il potere del rosa, il sì. Potere del venerdì, il potere come, del glitter. Come farsi color del male. È un colore il glitter, ecco, insomma, lo stile di vita. Comunque, scherzi a parte, sarà una puntata davvero ricca, ricca di gente che brilla. Ma per ora è ricchissimo tutto, ci sono eventi dovunque, sia partecipati che organizzati. Ieri sono stata da Ardizzone per un evento di profumi, profumo afrodisiaco, Sara. Beh, ho visto già sui social arriva il profumo. Dico, io mi sono lavata, però forse ne è rimasto un po'. Innamorati, ecco. Sei immediatamente mia, innamorata io di amo me. Le fragranze, quindi figurati. Sarà, ed è molto bello festeggiare insieme le nuove aperture oppure le collezioni inverno, fall, winter 23-24. Insomma, una chiusura d'anno fantastica. Fantastica, fantastica. E vedo già l'alberello dietro che ha sostituito le nostre due belle faccette, ma siccome c'è il bel cammino ne vale la pena, anche se fuori ci sono i soliti 24 gradi, per cui e come se non bastasse esprimiamo un desiderio 11/11, Marco. Sono le 11/11, quindi che sia un buon mese. Cioè, io queste cose le facevo da bambina piccola in macchina con mia sorella. Alle 11/11 quando vedevamo cose tutte e quattro uguali, ci davamo un pizzicotto. Era con le targhe. Era la macchina gialla. Ma no, c'era pure quella con le targhe. Questa è l'ora dei desideri, Milvia. Ma lo facciamo da quando abbiamo iniziato insieme. E siete due bambini piccoli. È anche un po'. Scusa se siamo un po' più piccoli di te, cara mia. Quello mai! Quello mai Evergreen 22. Anche un po' sciocchini. Sempre verdi. Beh, ok, facciamo il nostro sporco lavoro. Venerdì 1 dicembre. Giusto, e avevo scritto 10 io negli appunti. Glitter People. Apriamo con Isabella Napoli, giornalista e fondatrice di Palermo Trendy. E Graziella Blanda, niente me li devo togliere, celebrante titolare dell'agenzia matrimoniale Forever a Palermo. Massimo in sintonia. Dai, vai avanti tu. Rossellina Domilici, mediatore sì. Familiare per la campagna di solidarietà Aslitti per Natale. È ancora c'è favoloso Daniele Vaccarella con la moglie Maria Luisa Di Marco. Lui è maestro pizzaiolo e amico di Glitter People e ha aperto a modo che ha festeggiato un anno. Noi abbiamo partecipato a queste candeline anche un poco pizzettose perché abbiamo sì, mangiucchiato. Ci siamo fatti un video meraviglioso. Sì, abbiamo mangiato benissimo. Insomma, la sua arte ormai da un anno è la e sua festeggiamo realtà, questo compleanno con lui. E poi parliamo di Dama. Dama è una pittrice che non usa i pennelli ma soltanto le mani. Vita. Chiudiamo con l'arte, lo spettacolo, il teatro con Tommaso Amadio che è co-direttore artistico del Teatro dei Filodrammatici di Milano che è in scena però al Teatro Libero di Palermo con Nerds. E chiudiamo in bellezza. Torna Glitter People Uccio De Santis, attore comico e ideatore di Moodoo che sarà sabato e domenica al nuovo teatro.
Teatro Zappalà di Palermo. Quindi state con noi già live all'interno della pagina Facebook Radio In, condividete, mi piaciate, aggiungeteci anche sul sito streaming se volete, sulla nostra app gratuita. A tra poco, pubblicità. I consigli di Radio In. Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo, e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Hai del vecchio oro e tanti nuovi desideri chiusi in un cassetto? Non lasciarli lì ad aspettare. Realizza i tuoi desideri oggi stesso con Affari in Oro. Porta il tuo oro usato in uno dei nostri punti vendita di Palermo. Ricevi denaro contante e compra ciò che più ti piace, dove vuoi e come vuoi. Affari in Oro conviene sempre. Lasci il vecchio, realizzi il nuovo. Facile, no? Affari in Oro. Contante all'istante e senza pensieri. Visita www.affarinoropalermo.it. La GBC Sistemi vi propone le pergole bioclimatiche e le pergotende, strutture outdoor molto accoglienti per soddisfare il bisogno di sentirsi liberi. La GBC Sistemi ha le giuste soluzioni per dare più luce e bellezza alla vostra casa, con gli infissi a taglio termico. E ancora lavori in ferro, tende a rullo, zanzariere e porte interne. GBC Sistemi, a Palermo, via San Lorenzo 213A. GBC Sistemi, a misura delle vostre esigenze. Sito internet gbcsistemi.net. Bartolone Ceramiche, l'emozione di un'idea che diventa casa. Bartolone pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, docce, idromassaggio, tutto ciò che hai desiderato. I tuoi sogni prendono forma grazie ai nostri designer interni e con il finanziamento a tasso zero tutto diventa possibile. Visita il nostro showroom in via Tommaso Angelini 23 a Palermo. La casa dei tuoi sogni ti aspetta. Sito internet bartoloneceramiche.it. Radio In, la voce della tua città. Ed eccoci qui su Facebook. Nel frattempo Ligabue riderai 11 e 16 di nuovo, ripeto, in questo primo dicembre, dove mi ha portato il mondo. Il mondo. E niente, l'agenda non l'avevo sotto mano. A me piace quando trovo un'idea carina dire sì, siamo assai oggi. Ed è bello, scherzo. Oggi si chiama non Glitter People, ma il tram Glitter People, che viaggia veloce. Viaggia veloce, partiamo con moda tendenze. Tu ti ricordi quando ho celebrato il matrimonio di Marzia? Dice, siccome li ho fatti commuovere, fallo di mestiere. E no, c'è chi lo fa di mestiere. Lo so, ho avuto modo mi di mi sembrava una buttata, invece c'è una celebrante di professione che nostra ospite, e a segnalare quest'idea è stata una mia cara collega, sono Graziella Blanda, che è la titolare dell'agenzia Forever a Palermo. Ora mi racconterai un poco di cose. E Isabella Napoli, oltre ad essere una storica giornalista palermitana, è anche l'ideatrice, la fondatrice di Palermo Trendy, e quindi va spulciando queste idee originali. Bellissimo. Da dove iniziamo? Benvenute. Iniziamo in qualche modo già su Facebook per due minuti, poi anche in radio, dove ci risaluteremo, perché in questo momento c'è chi può vedere la diretta, c'è chi la rivede, la vede in differita o in replica, e c'è chi ci sta ascoltando dall'auto o dall'ufficio. Comunque, donne glitter perché brillano nel loro settore. Intanto saluto Isabella per festeggiare questa sua evoluzione. Ricordo Isabella Napoli come punto di riferimento quando c'erano problemi di immondizia a Palermo, ti ricordi? Sì, infatti diciamo dall'immondizia alla moda è stato un bel sabato. È vero, ma fai bene, sì, fai benissimo Emilia a ricordare questi trascorsi, che comunque dico non rinnego, perché dico il servizio dell'immondizia era il punto di riferimento, importante. È chiunque la contattava per segnalare. Sì, no, ma tra l'altro io mettevo anche degli annunci su Facebook, sì, disperata, perché accettavo da qualsiasi parte di Palermo delle segnalazioni sull'immondizia, perché dovevo scrivere qualcosa. Cioè, stiamo parlando di un problema che era sentito, che persiste, che sì, non che adesso sia sparito, no, infatti, assolutamente. Infatti. Sì, e poi appunto come diceva
Silvia nella mia storia appunto di cronista, poi ho deciso di mettere un punto e cambiare. Quindi ho fondato questo blog, che è un mio blog personale, dove racconto sia la moda che le ultime tendenze, sfilate, stilisti emergenti, piuttosto che eventi che mettono in luce la nostra città. Perché quello che dico io, Palermo non è soltanto appunto immondizia, problemi di traffico, lavoro che non c'è. Palermo è anche trendy, nel senso che può fare tendenza, e quindi da qui nasce il mio blog. Da questo blog io poi ho comunque puntato anche su dei servizi che appunto propongo, come quelli di uffici stampa, e in questo senso mi sono intercettata con Graziella Blanda, che era un mio diciamo contatto della cronaca, e abbiamo deciso di raccontare in un comunicato, in una campagna stampa, le storie più belle dei matrimoni che lei ha adesso ci raccontate in celebrato. Radio, infatti mancano 30 secondi prima di rientrare, abbiamo già le foto che scorrono su Facebook, come potete vedere. Condividete tutti, io ho già condiviso. No vabbè, entriamo in radio. Non vedo niente. Riderai e ridiamo con Ligabue, 11:19, siamo in compagnia delle prime due donne ospiti di questa puntata, 1° dicembre 2023, Graziella Blanda, ben trovata, Isabella Napoli, ben trovata, buongiorno. Ciao, Isabella ha già raccontato su Facebook insomma il tuo background, da Palermo, che è sempre protagonista del tuo lavoro, a Palermo Trendy, il tuo progetto, che comunque collabora con tante donne importanti del settore. Ecco perché oggi sei con Graziella, dai tu l'assist per presentarla. Sì. Graziella appunto è una titolare di agenzia matrimoniale, quindi diciamo negli anni, io ho detto l'altra volta in una diretta Facebook che non l'ho conosciuta per motivi personali, in quanto che comunque alla ricerca disperata di un marito sono stata per un po' di tempo. Milvia lo su sa. Glitter People, però... su Glitter Sicilia Magazine è uscito il suo matrimonio qualche anno fa. Tanti anni, diciamo, c'è stata questa grazia divina, dico io, per cui diciamo grazie conosci... a lei? No, grazie però... a divina. Diciamo che avrei potuto, ma alla fine non l'ho stato, infatti diciamo ho penato un po'. Comunque insomma è successo, e Graziella comunque ha anche da un anno, circa un anno, sì, a questa parte si è specializzata appunto nelle celebrazioni di matrimoni con riti insoliti, sì, perché diciamo che lei può celebrare sia persone che si sono già sposate, sia persone che invece scelgono il rito civile, e a questa abbina diciamo alcuni riti diciamo di tradizione celtica, ad esempio come appunto i nastri, che simboleggiano diciamo tante forme d'amore, e sia anche il rito della sabbia, ma di questo diciamo lei potrà darci più dettagli. Grazie. Graziella, parliamo appunto di te, come è nato questo mestiere, quindi torniamo indietro un attimo nel tempo, sì, per poi arrivare al presente e anche al futuro, sì, perché insomma una bella figura anche inedita a Palermo. Sì. E tra l'altro la tendenza nuova è quella dei riti simbolici, che sì, significa, non tutti forse lo sanno. La differenza tra rito civile e rito simbolico è la valenza legale. Ci si può sposare o fare una festa della propria unione, del proprio amore, simboleggiando se stessi di fronte alle persone che più si amano, e quindi poi lì la scelta del rito nello specifico, che ce ne sono tantissimi, ognuno molto particolare. E il rito civile invece, io divento proprio un ufficiale di Stato con delega del sindaco, e quest'anno abbiamo sposato in tutti i paesi della Sicilia. Siamo stati a Caltanissetta, a Mazzarino, a Bolognetta, a Trabia, e l'anno prossimo abbiamo già preso dei matrimoni per Enna, Agrigento. Turismo nuziale praticamente. Sì, sì, sì. E arrivano da tutto il mondo. Sì, da tutto il è una mondo. Tendenza che sta piano piano crescendo tanto, che sta spopolando. Sì. Quindi cosa c'è da sapere? Quali sono le nuove tendenze anche del tuo mestiere? Ci sono tantissime, tantissime tendenze. Io vorrei ritornare su una domanda che tu all'inizio proprio mi hai fatto: come nasce questa figura? Questa è stata un'intuizione di mia figlia, proprio dopo aver celebrato tanti matrimoni di coppie che ho realizzato grazie al mio lavoro, certo, di consulente. Certo. È come il ginecologo che fa i battesimi. Esattamente, è uguale. Vabbè, insomma, tutto si evolve, prende altre forme, però sempre con professionalità, ed è bello. Quindi ancora tante domande, intanto la musica, e noi su Facebook ci guardiamo le foto.
È nuova questa canzone. Vabbè, non possiamo sentirla perché su Facebook la musica non può andare. Comunque, se ci racconta le foto, le senti, rimandiamo. Ma è come Jennifer Lopez che faceva matrimoni perché non trovava l'amore, o tu l'amore l'hai trovato? Io l'amore l'ho trovato. Hai visto? Forse lei si è sposata in spiaggia. Sì, bellissimo. Sì, io mi sono sposata nel 2015 con il mio marito, che è il mio principale promotore, perché insieme a mia figlia sono stati loro a spingermi, ed è già celebrato, dai, quindi loro mi sostengono innanzitutto. Giusto. Mio marito ha fatto un po' la sposa in realtà, perché ha organizzato tutto il matrimonio in spiaggia, vero, tutti a piedi nudi, musica in spiaggia, è stata la classica rustuta palermitana per 160 invitati, e quindi ballo, un bagno fino a mezzanotte. Sì, il nostro matrimonio è stato. E qui abbiamo le foto, guarda, del tuo del progetto, del suo lavoro. Sì, una cosa mi interessava, la differenza tra questi riti, quello con la sabbia, quello della luce, e quali altri ci sono? Raccontaci. È tutto molto romantico. Da dove li prendi, peraltro? Allora, questi riti sono antichissimi riti che stanno ritornando in voga. Poi noi abbiamo comunque un campus che alcuni siti ci forniscono, io studio, comunque vengo professionalmente formata per fare tutto questo. Adesso a febbraio andrò a Roma per 2 giorni per una full immersion, dove mi certificheranno come officiante. Esiste che cosa? Una scuola? Un'università? Ci sono delle accademie. Ma di che cosa? Di wedding planner? No, wedding planner è quella figura che organizza il tuo matrimonio dalla A alla Z. La celebrante, l'officiante celebra il tuo matrimonio. Quindi è come... appunto una persona professionista che ti organizza dalla Z, dalla tua entrata proprio subito dopo la navata fino auguri agli sposi. Quindi all'interno di questo c'è tutta la storytelling, la narrazione di questa storia d'amore, la presentazione. Che prima erano o preti o ufficiali, o quelli del comune. Esattamente. Quindi al comune generalmente dura un quarto d'ora, c'è la lettura degli articoli e poi ti prendo in moglie e basta. Invece un rito fatto bene comprende tutto un aspetto romantico che va raccontato agli ospiti, che devono comunque conoscere la nuova coppia sotto il punto di vista sentimentale. Poi... E noi entriamo in radio, 10 secondi per continuare a parlare. Sì. Car Brave Mischeta e Speranza 11:26, stiamo parlando di una nuova figura professionale nel panorama italiano, ma anche palermitano, unica celebrante certificata dalla Wedding Industry Academy di Roma. E appunto siamo con Graziella Blanda e con noi sempre Isabella Napoli, e parlavamo appunto dei riti. Ad oggi quale rito prevale di più? Quello della luce, quello della sabbia e dei nastri celtici. Raccontaci tutto, come si svolgono, insomma. Sì. Vogliamo sapere tutto, noi non sappiamo nulla, quindi illuminaci. Ok. Parla più vicino, così ti apprezzano. Sì. Certo che questo matrimonio lo danno sempre per spacciato, invece è un rito che... Non parti poi, diventa una grande festa. Sì. Riesce sempre con le corna alzate come le lumachine dopo la pioggia, perché ci si sposa, ci si continua a sposare. Probabilmente sono meno quelli religiosi, ma ci sono anche le seconde nozze adesso. Sì, ci sono le conferme delle promesse. Quindi, oltre alle nozze, diciamo, di chi si è separato legalmente. Assolutamente, perché l'amore vince sempre, in ogni caso. Anche se è difficile oggi credere in una relazione a lunga durata, però c'è sempre questa voglia comunque di condividere la propria vita con qualcuno e poter festeggiare. Non tutti scelgono il matrimonio civile, unirsi quindi legalmente con una persona, ma l'idea di poter realizzare la propria festa, della propria unione, grazie anche a un rito che ti unisce come i granelli di sabbia che non verranno mai più divisi l'uno dall'altro, e che prima
ogni colore rappresentava la tua individualità, e poi una volta uniti mai più nessuno vi potrà separare, qui le lacrime per l'emozione sono sempre assicurate. Assolutamente. Quindi mi stai dicendo che ci sono matrimoni solo simbolici senza valore legale? Sì, come sì. Quello che fece Berlusconi con la fascina. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma anche lì comunque non mancano le promesse di matrimonio, perché sono assolutamente personalizzate e obbligo gli sposi a non assolutamente scopiazzare da Google, ma promettere quello che possono promettere. Quindi la famosa formula "io prometto di esserti fedele sempre", cerchiamo di modificarla: "prometto di esserti fedele sempre finché resisto". Almeno con la verità, con la sincerità, sì, che arriva. Siamo un po' più autentici nel sì, promettere appunto quello che riusciamo a promettere. E poi da lì tante promesse particolari. E a proposito di letture, quali sono quelle più gettonate? 116° sonetto di Shakespeare. Che dice? Allora, il 116° grandi linee, va. Sì, infatti, sì. Perché lui sostiene che non esiste una sola storia d'amore che non sia sofferta, perché se ciò accadesse non è amore, e se nessuno è capace di superare le barriere di un amore stesso, lui finisce il sonetto dicendo: o io non ho mai scritto, o nessuno ha mai amato. Punto. Tocca soffrì, Sara Priolo! Ma che buona me! Anzi, noi torniamo tra poco, dopo la nostra pausa, brevissima, come dico io, pausa caffè, ma sempre con le nostre ospiti, non cambiati. I consigli di Radio Inn. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il fish restaurant che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 5825 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo? Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In Via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in Via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! L'immobiliare che mancava. Sfizi e Delizie, il posto giusto dove fare la spesa, ha dato vita ad uno spazio dedicato alla gastronomia, che prevede ogni giorno la preparazione di deliziosi piatti freschi e specialità locali. Da Sfizi e Delizie, pane fresco a qualsiasi ora. E poi la salumeria e un'eccellente macelleria con sfiziose di carne gustose e veloci. E ancora la rosticceria, la gelateria e un angolo dedicato ai dolci e alle torte. Sfizi e Delizie vi accoglierà con cordialità in via Imera 81 a Palermo. E vi fornirà, se vi occorre, un rapido e puntuale servizio a domicilio, anche ordinando online nel sito sfiziedeliziepalermo.com. Oh, ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho! Con fantasia, con allegria, con un po' di magia. Catena Toys, nel cuore di ogni bambino. Ho, ho, ho! Tantissime novità e vasto assortimento di giocattoli ai prezzi più bassi. Ci trovi a Palermo, Partinico, Alcamo, Mazzara del Vallo e Gela. Catena Toys, nel cuore di ogni bambino. Ho, ho, ho! Seguici sui social e su www.catenatoys.it. Attivo anche il nostro servizio WhatsApp. Elenca, con una tradizione di oltre 60 anni, porta in tutto il mondo i sapori autentici della Sicilia. Elenca è il punto di riferimento in gelateria per ingredienti di altissima qualità. Per info, elenca.eu.
Ritorna dall'11 al 14 marzo 2024 alla Fiera del Mediterraneo l'ottava edizione di Expo Cook, fiera dedicata al mondo del food, della ristorazione e dell'hotellerie. 25.000 metri quadrati di area espositiva con oltre 200 aziende espositrici, più di 300 cooking show con grandi chef stellati, maestri pasticceri, maestri pizzaioli e ospiti da tutto il mondo. Radio In sarà in diretta live e vi invita a partecipare a questo straordinario evento. Per info expocook.org. Radio In, la voce della tua città. Siamo tornate su Facebook, dove eravamo rimaste. Ci deve raccontare Graziella il rito dei nastri e della luce. Sì, vai. Il rito dei nastri è molto bello perché puoi coinvolgere anche testimoni, gli amici più cari e genitori. Esistono 13 nastri e ognuno di questi simboleggia un buon auspicio che si vuole dedicare alla coppia, quindi amici, genitori e mamme legheranno i polsi precedentemente uniti formando un infinito, augurando loro qualcosa di indispensabile come fertilità, ricchezza, salute, amore, passione, felicità. Fedeltà, felicità alla base. Tu sei un po' una Marta Flavi palermitana. Nel 2023 un'agenzia matrimoniale come si organizza? Allora, io non ho mai cambiato il mio metodo di lavoro, voglio incontrare le persone, parlare con loro e cercare di capire qual è il motivo che le ha spinte a rivolgersi ad un'agenzia matrimoniale. Non esiste la persona perfetta e incontrare comunque l'anima gemella, se così ancora oggi possiamo chiamarla, non è assolutamente facile, ma grazie ad una buona agenzia competente nel settore possiamo quantomeno realizzare degli incontri con obiettivi comuni e hobby e passioni da condividere. Come si chiama quell'app dove ci si iscrive per... Ce ne sono tantissime. Tinder, quella dove Tinder, si incontra. Tinder, non c'entra. Non c'entra. Qualcuno si è trovato, però ovviamente dipende. Sì, però magari non finalizzano col matrimonio. La finalità è un'altra sostanzialmente. Quella è la prima. Quella prima. Poi chissà, c'è qualcuno che potrebbe... E quindi è un vero e proprio lavoro, è un business, sì, come diceva uno dei nostri ascoltatori, ma questo non è un male. No, ma è una figura professionale, un po' come c'è la wedding planner, l'event planner, c'è anche la celebrante. Che significa studiare per questo? Studiare i tempi, studiare le modalità, studiare cosa è opportuno? Io studio sempre tutto, le mie ore di lavoro sono circa 14 ore di lavoro al giorno, a volte compreso di sabato e domenica, quindi c'è uno studio intanto alla base dal punto di vista universitario, perché comunque io sono sempre costretta ad aggiornarmi per fornire sempre servizi migliori. La comunicazione cambia e noi con essa. Sempre pronti. Anzi, ricordiamo che in questo momento, ancora per pochi giorni, c'è Colli l'attimo dove poter trovare insomma il servizio. Lo facciamo adesso... in FM salutandoci. Perfetto. L'ultima notte con te. O quella notte ci dobbiamo lasciare, ci lasciamo. No, parliamo d'amore, parliamo tanto di io ora unione. Me ne vado da lei, mi trovo un altro matrimonio, ecco. Intanto sei sposata con me da 5 anni. Sei bella, sei. Vedi di ricordarti le date, perché sennò non solo non ti lascio, ma a casa ti faccio un macello. Quindi quanto mi ami, ci sposiamo con il rito dei nastri? Magari della sì, luce. Sì, te li leggo al collo i nastri, ho con la lucina ti do fuoco, la candelina. E io quella della luce, ecco, poi ti dico, ti piastro i capelli. Va bene, questo è sempre benedetto. Comunque, scherzi a parte, abbiamo raccontato un po' i riti che si possono celebrare. Una tendenza nuova che ci ha segnalato la nostra amica, collega Isabella Napoli di Palermo Trendy, che è quella della celebrante professionista. Quanti matrimoni hai fatto? Quasi una trentina. Una trentina in quanto? L'anno scorso quasi 24-25. Adesso perché tu sei ricordo. Storica dal 2000 dal nel settore, 2000, nel sì. settore delle coppie, insomma della creazione delle coppie con la tua agenzia che si chiama... Forever e del resto. Sì. Forever finché dura. Esatto. E poi invece hai debuttato con questa nuova realtà che è la celebrante di matrimoni. Sì, 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 sì. La fascia sempre o ci sono volte che non si usa? A volte non si usa. La fascia tricolore va indossata solo se il matrimonio è civile. Se è simbolico abbiamo la coccarda con il nostro... Occhio, simbolico non è sempre che uno se la vuole sfilettiare e non vuole poi darti gli alimenti con gli avvocati.
sbagliati, eh? A volte si fa simbolico, perché l'hai fatto magari civile al comune, due minuti con quattro testi, con due testimoni, esatto. E poi però vuoi condividere l'emozione del sì davanti a tutti, e quindi lo ripeti sostanzialmente. Assolutamente sì, perché molte coppie arrivano da tutto il mondo: New York, il pilota della Repubblica Ceca, Germania, Francia, Nord Italia. Ma come ti trovano? Facebook, internet? Sì, cercano celebrante di matrimoni a Palermo, oppure c'è il famosissimo sito matrimonio.com, celebrante di matrimoni a Palermo. Ho visto che ami molto il blu. Sì. Molto elegante. Sì, le coppie a volte proprio mi confidano che mi scelgono per l'eleganza, l'istituzionalità dell'abbigliamento. È inevitabile, quindi... l'abito fa il monaco, sì. Ne parlavamo anche questa settimana. Sembri anche molto dolce. Io non lo potrei fare. No, l'hai fatto per un'amica perché te l'ha chiesto. Sono stata monella pure stamattina, Saretta. Cosa hai combinato? Uno ha lanciato una cicca vicino a me dalla macchina. Ah, non si fanno queste cose, non si fanno, non le fate. No. Salutiamo intanto le nostre ospiti. Isabella, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo dire che comunque appunto il matrimonio simbolico, diciamo, è simbolico, ma comunque c'è sempre alla base l'amore, e come diceva giustamente Milvia, si può celebrare magari dopo un matrimonio fatto rapidamente in, al comune, e per avere comunque qualcosa di bello da fotografare, da ricordare, da condividere, ecco. Quindi insomma, questo per dire che comunque, diciamo, non è un business, ma è qualcosa che diciamo si vuole condividere con i propri cari. E poi ogni festa che sia appunto da soli o in questo caso in coppia, una tra le feste più importanti, deve essere degna di ricordi, quindi davvero di momenti che non ritornano, comunque unici, ecco. E quindi questo fa parte del tuo dove lavoro. Ti trovano so che fai un'iniziativa per raccontare il tuo servizio. Si trova anche all'interno di un temporary shop, che è un negozio temporaneo solo fino al 10 dicembre, che è appunto con lì l'attimo, ma sai, anche sui social. Sono sui social come Graziella Blanda Forever, Graziella Blanda Celebrante. Ho la nostra sede storica, che esiste dal 2000 a Largo Montalto numero 5. Cioè, lo capisci, ormai Giordano. Storico è dal 2000, quando sei nata tu, Priolo. Non è vero, magari anni prima te l'ho svelata. Grazie ragazze. Cosa ti ho detto sull'età? Noi dobbiamo parlare. Adesso ci facciamo le foto con questi ospiti, ma dobbiamo parlare. Non li devi dire tu. Okay. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Salve. Foto, Steffi? Nel frattempo continuano a vederci, però noi non, cioè gli ospiti non vanno via. Allora se non salutiamo, hanno la foto. Salutiamo Maurizio Tumminia, salutiamo, c'era Nipo Agostinello. Ciao Rabbi, ciao a tutti, continuate a commentare. Verticale. Bene. Grazie. Facciamo la foto che metto per raccogliere. No, siamo piani. Mi arrivo nelle tue mail, ma finalmente ti ho conosciuta, che bello. Però ci dobbiamo organizzare, perché ma con sai, gli ospiti... Ma arrivano, perché io... No, ma nel senso è una cosa... Tramite Vassili, sì, forse ha una... Vabbè. Non dovevo pronunciare questo. Ci organizziamo insomma per con, se tu hai insomma quando ho cose che posso proporre, perché qua certo non vengo a proporre commercianti, no? Cose troppo serie. No, cose varie, assolutamente. Nel frattempo troppo... noi abbiamo un collegamento oppure abbiamo gli ospiti? No, grazie, Rosellina. Anzi, se... Grazie, oh, bello. Ciao, c'è Rosellina, mi dici, puoi chiederle? Ah, glitterata, brava, ci sì, domani. Ci vediamo domani. Ah, vero, perché tu sei alle 18. Grazie mille. Ciao. Vedi un poco, scorriamo gli amici. Un po' di social corner. Deve carburare perché oggi è venerdì ed è un venerdì uggioso. E vabbè. Ma perché è uggioso? Ci sono 40 gradi. Ieri c'erano 30 gradi, ragazzi. Cioè, da morire. Io ho detto, mi metto la sciarpa, mi metto il cappotto, perché poi arriva il freddo di pomeriggio. Mi era uscita il basco. Ed ero felice. Ed eravamo fuori a morire di caldo. Allora, vediamo i commenti. Ah, 22, già un bel po'. L'altra ospite, chi la può chiamare? Sandro Menta, un caro saluto. Poi, Giuseppe Traina. Ancora Sandro, Maurizio Tumminia. Ciao a tutti, ciao a chi ci sta seguendo.
Ospitiamo anche quest'anno l'iniziativa di Aslit che è per le leucemie infantili. Con noi in studio c'è Rosellina Domilici, che è mediatore familiare. E anche quest'anno a dicembre, sotto le feste comandate, torna un'iniziativa che può farci sentire più buoni, sì, e aiutare chi ha bisogno. Ed entriamo direttamente in radio perché mancano 10 secondi, quindi cuffie. Euforia, sono pazza di te. Annalisa, la nuova, 11.43. Grazie, grazie per questa dedica e ringrazio tutti voi. Sono pazza di te, ma chi? No, scherzo. Bella. Rosellina Domilici qui con noi, terza ospite di oggi. Facciamo le brave che parliamo di una cosa seria. Parliamo, sì, dell'iniziativa di Aslit che torna queste feste per Natale. Ormai è una costante, sì, di la possibilità durante le feste di fare del bene. In questa occasione, quando sono gli appuntamenti, e che cosa c'è per poter contribuire? I nostri appuntamenti sono domenicali 3, 10 e 17 a Palermo, al solito posto, via Libertà Angolo, via Mazzini. Poi abbiamo altre date, le leggo insieme a voi, sì, così sì, non sbagliamo. 2 e 3 dicembre siamo a Marineo e a Cefalù, il 2 dicembre a Bagheria, solo di pomeriggio, 9 e 16 dicembre a Castelbuono, 16 e 17 dicembre a Campo Felice di Roccella. Vi ho portato le latte, quest'anno il panettone, perché vengo ogni anno a parlare di cose, ma voglio dire, quest'anno le ho portate anche a voi. Grazie. Da quanto tempo ormai siete presenti con questo appuntamento imperdibile? E peraltro leggevo, tu parlavi di questi appuntamenti in provincia perché ci sono dei comitati spontanei che nascono per aiutarvi. Allora, è bello donare, e quando noi pensiamo a donare o a fare del bene, pensiamo a posti lontani da noi. Invece basta aprire la porta, scendere per strada e dire: chi ha bisogno del mio aiuto? Quest'anno anche a domicilio, leggo. Sempre. Noi consegniamo dovunque, abbiamo un nostro straordinario collaboratore che arriva dovunque, in tutta la Sicilia. Infatti quando io devo andare da qualche parte chiedo a lui, mi fa da navigatore vivente. A questo punto ricordiamo lo shop online ufficiale. Assolutamente, info@liberidicrescere.it, poi le nostre pagine Facebook, insomma i nostri social, i contatti, contattate anche noi. Si prende cura dei bambini, io ho avuto sempre e spesso a che fare con loro perché molte iniziative moda erano gemellate, sì, con voi. L'ultima la ricordo con piacere, è stata al Circolo del Tennis di, sì, Palermo, ed è bella l'idea. Poi quando loro ti propongono i video il cuore si frantuma, perché questi bambini che soffrono sono impossibili da guardare per più di qualche secondo, e quindi da che tu pensi, cioè ti verrebbe voglia di fare molto di più. La vostra attività è costante. Peraltro io l'ho, sì, vista dal vivo lì da voi in reparto, dove sono andata per cose non piacevoli, e effettivamente tu vedi questi bimbi piccolissimi, fragili, che vanno lì a scuola. Vedi la realtà, ci vuole coraggio nel vivere le malattie degli altri. Ci vuole coraggio ad aprire la porta quando qualcuno mi chiede come fai, e io scherzo un po' e dico: se ho la chiave dell'ascensore salgo con l'ascensore interno, altrimenti prendo le scale. Ed è un modo per drammatizzare e dire: bisogna tirare un attimo il fiato e dire: ce la dobbiamo fare, perché ci sono dei bambini, delle famiglie che ci aspettano, che hanno bisogno di noi e non sappiamo nemmeno che cosa diamo. Bello. Nel senso che all'altro arriva tanto, magari di più di quello che noi pensiamo di dare. Eh già. E attraverso queste iniziative, quella del Natalizia è immancabile, come dicevamo prima, raccontiamo cose realizzate e da quest'anno da chi sono realizzate e come. Allora, noi realizziamo, innanzitutto abbiamo l'ospitalità. Abbiamo la nostra navetta che va in giro per la Sicilia a prendere e a lasciare a casa famiglie che non possono gestire fisicamente il viaggio, le nostre due casette che ospitano le famiglie, dove appunto è bello chiudere la porta e dire: stasera è casa nostra. E poi abbiamo i nostri progetti, abbiamo il sostegno psicologico, la ludoteca, che in questo momento è piena di giocattoli, di giochi, di cose da sistemare, per far sentire che è Natale anche lì, e forse si sente anche più lì che fuori.
Allora, nonostante gli occhiali rosa che davvero non vedo nulla, sul sito www.liberidicrescere.it ci sono per queste festività natalizie le latte con i presepi di cioccolata a 13 euro disegnate da Nino Parrucca, che salutiamo, raffigurano i mori, altre create dalla pittrice Teresa Cannella sono dedicate Canalella per me era esatto, sto dicendo per me era Castello è il castello di Manfredonico e di Mussomeli. In omaggio c'è scritto Cannella, però io sono cieca, è sbagliato, sì. È Canalella. Canalella, sì. In omaggio a uno dei paesi più generosi delle campagne di solidarietà, quindi Mussomeli, con un contributo di 10 euro si può scegliere la cioccolatta con torroncini e quella con i biscotti di mandorla. Altre possibilità per coloro che vorranno sostenere Aslit, impronunciabile, ce l'hai? Con un contributo di 18 euro si può invece scegliere il panettone dei fratelli Scaccia, artigianale, classico al pistacchio. Buonissimo. O choco rocher, confezionata in una shopper riutilizzabile con una decorazione natalizia in legno. La solidarietà di Asliti corre inoltre attraverso tantissimi punti di distribuzione consultabili sul sito dell'associazione. Sì, 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 assolutamente sì. Quindi, visto, abbiamo fatto le... Cercateci. La vostra sede è il padiglione 17C dell'ospedale civico, c'è anche un numero di telefono che possono trovare dove? Sulla pagina Facebook, sul sito Liberi di Crescere. Sì, 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 sì. Insomma, contattarvi, cos'altro aggiungere? Veniteci a trovare. Che cosa significa? Significa che poco fa vi sentivo parlare di matrimoni, no? E non sono più le famiglie che abbiamo in mente, no? Le famiglie vecchie della pubblicità, per cui adesso ci sono famiglie monogenitoriali, famiglie ricomposte, famiglie in cui si fa famiglia, ognuno a proprio modo, per cui ci sono nuclei familiari da gestire, ci sono famiglie che vengono di fatto separate perché la mamma o il caregiver si ricovera e fuori rimane tutto il resto della famiglia. Ci sono fratellini, ci sono nonni, ci sono zii, c'è tutto un mondo da gestire con competenze che aiutano tutto il sistema di cura. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, ripetiamo le date, 3 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre, Via Libertà. Via Libertà. Sul sito sono consultabili le altre iniziative che sono un po' sparse nella provincia? Sì, assolutamente sì, trovate le nostre pagine sempre aggiornate, il nostro sito sempre e quindi in onda. www.liberidicrescere.it, grazie Io mille. Saluto grazie Ilde Volpetti, voi. La vostra presidente La saluto anch'io. E Cristina Arcuri che ha segnalato a noi la notizia. Grazie. Grazie a voi. I consigli di Radio Inn. Ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Don Nino è pronto. Il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale. Soffici bontà per rendere più dolci le festività. E poi da Don Nino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità e tanto altro. Perché noi siamo buoni tutto l'anno. Don Nino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho! Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Concadoro Gift Card. Esatto, con la Concadoro Gift Card regali oltre 100 emozioni e per ottenerla basta recarsi all'info point del Concadoro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così è il regalo perfetto per questo Natale. Allora non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Concadoro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No! È tonda e gustosa? È la frittata? No! È tonda, gustosa e colorata! Ho capito, è la pizza! No! È tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma, deliziosa! Ma certo, è la pizza di Mastunicola! Indovinato! E il premio? Stasera ti porto da Mastunicola! Mastunicola, qualcosa in più di una semplice pizza! Mastunicola! La pizza artigiana in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo.
La bellezza è un gioiello prezioso che cela in sé una storia singolare e un'emozione senza tempo. La bellezza oggi risiede da Natravolta, la gioielleria che dona nuova vita a creazioni uniche, dal fascino senza eguali. Ti aspettiamo nel nostro store in Piazza Leoni 33 a Palermo per vivere insieme le storie raccontate dai nostri gioielli. Gioielleria Natravolta, il luogo in cui ogni gioiello è una storia unica. Visita il sito www.natravolta.com. Oh, 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 cara Stellantis, quest'anno vorrei un regalo anch'io. Babbo Natale, ma che fai? Scrivo la mia letterina. Quest'anno i regali li fa Stellantis and You Palermo. Dal 1 dicembre c'è il mercatino dell'usato. Solo fino al 3 dicembre. Extra sconto di 1000 euro sulla valutazione del tuo usato. Fino a 3000 euro di sconto su un numero limitato di vetture e passaggio di proprietà in omaggio. Ti aspettiamo a Palermo in via Imperatore Federico 79. Stellantis and You. Happy Christmas and You. Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Radio In. La voce della tua città. Ed eccoci qui, siamo ritornati su Facebook. Intanto abbiamo la possibilità di mostrare tutto ciò che si può acquistare per sostenere Asliti, che Liberi di Crescere è l'associazione sclerosi... Io non leggo più niente. Associazione Siciliana Lotta Leucemie e Tumori dell'Infanzia, ODV, Liberi di Crescere. Questa è la, appunto, la latta realizzata da Nino, quella tra le mie Nino mani. Nino Parrucca, molto belle, e ognuno di loro ha un costo massimo di 18 euro, se non sbaglio. Sì, si parte anche da 13. Da 13, anche da 10. Le latte vanno tutti ai bambini, a tanta sofferenza che può essere alleviata con la presenza, con una casa accogliente, con un servizio scolastico. Ci piace tifare per loro. Adesso parliamo di arte, un'arte particolarissima, e quando Iana Cardinale, una splendida collega di Trapani, l'ha segnalata, l'ho colta al volo, anche se, come sai, la trasmissione era già pienuccia, però sì, giusto un po', però sì, mi è piaciuta, anche perché l'evento è adesso, giorno per cui dicembre, non, sì, si poteva, non si poteva scadenzare ulteriormente, e quindi l'ho invitata, l'abbiamo invitata. Mi ha detto di chiamarti soltanto Dama. Brava. Non, esatto, non ci sono nomi, nomi non ce ne sono. Okay. Sei una dama. Dama, la particolarità è che intanto nasce dal mondo della moda, ma a un certo punto decide di dedicarsi alla pittura, ma le fanno antipatie i pennelli. Assolutamente sì. E adesso ci racconti perché, anzi io direi perché ti fanno antipatia i pennelli. Lei dipinge con le dita. E allora sì, io dipingo con le dita, intanto non ho studiato per dipingere, e tutto nasce improvvisamente per caso, perché un giorno mi sono ritrovata a casa con queste, con una tela che non ho idea di chi l'abbia portata, e ho iniziato a Galeotta fu una tela a sorpresa. Esatto, brava. E praticamente ho iniziato a dipingere assolutamente con le dita, con queste due dita, ed è stata una sensazione meravigliosa che io ho provato, e allora ho detto ma perché no. Indice e medio, ho detto prima di... ecco, infatti, ecco qua, vittoria. Esatto. Sì, esatto. Dama per Brama. Esatto. Bello. Dama per Brama è un evento che ci sarà giorno 3 di dicembre. Dopodomani. Praticamente sì, e inizierà dalle 19. Che è domenica il 3, giusto? Domenica 3 dicembre, sì. Sarà la mia prima mostra. Ah, quindi il tuo debutto stiamo ospitando. È la prima questa. Assolutamente sì. Ed è una cosa meravigliosa che ho voluto accogliere con questi ragazzi, che sono tre giovani ragazzi che hanno preso questo locale da pochissimo. E adesso ci racconti anche in radio, perché al momento siamo state solo su Facebook, mm-hmm, adesso rientriamo anche in ascolto per gli amici della macchina, dall'auto, dall'ufficio, insomma dell'FM, e ci siamo. Non si vede. Ah sì, da te sì.
Bella bella di Elodie Andromeda, 11:56. Elodie dice che sarà sul palco di Piazza Castelnuovo. Hai studiato, finalmente. Ma no, perché tutti mi mandano la foto di questa col sederino bello scolpito di schiena. Scusami, però c'è anche il montaggio con... Io sapevo che c'erano le attrici porno, ma c'erano le cantanti porno. Damiano De Maneskin, però abba i commenti. Lei invece viene accusata, come la mettiamo? Ma per me tutti zozzi sono. Comunque torniamo alle dame, anzi alla dama. I vestiti si tengono addosso, io ho il collo alto, tu c'è il collo alto. Non è che necessariamente se uno fa entertainment si deve spogliare nudo, o no? Sono strategie queste. Ma strategie che è? Il fondo del barile, cioè non è che si sono scoperti la novità. Ogni pubblicitario che mette due tette sa che attirerà l'attenzione. Comunque sai che ti ho detto, facciamo le dame. Noi facciamo le dame, facciamo vuole le dame. Fare la brava, vedi, quando io faccio polemica la mia amica non mi supporta, soprattutto se si tratta di musica, perché loro sono tutti cultori della musica. Senti, vorresti dire che sono radical? Io sono l'unica qua in radio che praticamente usano il campanello e già si sente ispirata. Io sono radical glitter. Radical glitter si può sopportare, radical chic no. Dama, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao. Particolarissima la nostra ospite, è un artista che ha scelto di non accettare le regole e di dedicarsi alla pittura con l'utilizzo soltanto delle dita. Vediamo le mani. Qua. Sono pulitissime, come fai? Non proprio, dai. Curate, curatissime, ma fatto proprio questo simbolo, che poi è anche un bel simbolo, sono le tue armi. Assolutamente sì. Come hai scoperto questa pittura con le dita? E allora, l'ho scoperta per caso, perché io prima nella vita facevo tutt'altro, poi ho deciso di cambiare assolutamente vita e mi sono ritrovata appunto a provare a dipingere, avendo trovato appunto a casa una tela che non ho idea ancora oggi di chi l'abbia portata. Lì mi è piaciuto tantissimo sentire proprio il colore tra le dita, pertanto ho iniziato a dipingere. Ed era iniziato tutto così per gioco. Poi sono stata assolutamente incoraggiata da amici, dalla mia famiglia, e quindi ho detto vabbè, perché no? Certo. Per gioco quando? Perché tu mi hai detto che hai iniziato nel mondo della moda. Sì, io ho iniziato nel mondo della moda da quando ero ragazzina. Poi ho cambiato. Nel senso di, avevo un'attività, un'attività commerciale. Dopo ho deciso di dare un taglio, chiudere, perché ero troppo intrappolata, troppo sacrificata. Pertanto ho deciso di cambiare vita, ma non avevo considerato minimamente l'idea di poter diventare una pittrice. E quindi è stato molto bello, perché ho iniziato a dipingere e poi ho trovato un buon riscontro da parte delle persone, sia a me care, sia che... Non so se abbiamo tue opere, adesso siamo su Facebook o siamo in FM? Adesso andiamo proprio su Facebook per vedere le immagini, nel frattempo alle 11:59, ultimo, con la nuova, Occhi Lucidi. È uscita oggi ufficialmente, e ho visto ieri che ha pubblicato un video, cioè qualche giorno fa, con una ragazzina, sua fan e sua madre, l'ha portata in studio per far ascoltare in anteprima la canzone. L'hanno postato. Chi? Comunque, cosa? Aspetta, raccontami. Ultimo. Perché ultima figlie? No, una sua fan l'ha portata in studio per far ascoltare in anteprima la canzone che stiamo ascoltando, che esce oggi. Ah, ultimo, Occhi Lucidi. Gli occhi lucidi quando mi vedi, ma vediamo invece. Sì, perché mi cavi gli occhi. Soprattutto quando fai certe battute. Di dama. Vediamo un po', dama, intanto come si chiama? Torna indietro che c'era la locandina, regia. Come si chiama l'evento? Quand'è? L'abbiamo detto? Domenica 3. Domenica 3, dama, dove siamo? Dama per Brama, siamo in via Meli numero 16. Brama che cos'è? Brama è un locale ecco, che è aperto ad agosto. Via Meli sarebbe la Cala. Sarebbe sotto Piazza San Domenico. Sì, diciamo sì. Davanti alla Cala, esatto, sotto... Sì, sulla Cala. Sì, è il San Domenico. E che cosa ci sarà? E allora ci sarà assolutamente un aperitivo, un cocktail di benvenuto, e lì ci saranno esposte tutte una parte delle mie tele, dove ho portato tutti i miei stili, anche se io generalmente dipingo il mare, perché io adoro il mare ed è la cosa che mi esce meglio, ecco, mi emoziona di più. Quindi siamo alla ricerca di locali che facciano rima con te. Guarda, questo è stato un caso, sai? Infatti l'abbiamo lanciata così. Oddio, questo non ti so rispondere. Poi c'è una vespa, quindi... Sì, ti piace? C'è la vespa. Vediamo se c'è qualche opera che riusciamo a intravedere. Sì, lei ama la vespa perché è una vespa. Una vespa. Ed è una vespa. Io vorrei una vespa rossa, la cerco da tanto.
Rosse. Non ce ne sono foto? Non c'è la foto sua con qualche immagine dietro? Eccola. Ma pochissimo. Non ho foto tue, delle tue opere. Te le manderò. Sei molto social? Sono su Instagram e sono su Facebook, sì. E come ti troviamo? Come? Dama, ma già vi ho praticamente taggato. Sì, sì, Dama, l'avevo vista, era difficile da trovarla. Perché ce ne sono tante. Ah, Dama Art Official. Bravissima, sì, sì. E scusami, questo dipingere con le dita l'hai fatto istintivamente, ma poi hai ritrovato qualche altro richiamo, qualche altra realtà che allora, no, passata tutto, o attuale che lo fa? Assolutamente no, tutto nasce così spontaneamente. E ti dirò, sono stata anche da un gallerista perché ero sì carica da parte dei miei amici che mi dicevano ma sei molto brava, continua, vale la pena. Sono stata dal peggiore, pensavo, il che mi ha... cioè pensavo che mi dicesse guarda, smettila, guarda, non lo farei più, non è cosa tua. E invece mi ha assolutamente incoraggiata. E riparliamo del farlo. Debutto di Dama adesso in radio, in FM. 10 secondi. Occhi lucidi di Ultimo esce oggi 2 minuti dopo le 12 e siamo con Dama. Invece domenica 3 ad Abrama, che è un locale in via Meli a Palermo, ci sarà Dama per Brama, che è il debutto come pittrice, la prima mostra ufficiale di Dama, che è una palermitana, un'ex esperta di moda, cioè un'esperta di moda che ha cambiato, ha scelto l'arte e l'ha scelta in un modo originale, dipingendo con le dita. Ti chiedevo se questa cosa poi l'avevi ritrovata in qualcun altro. Se c'è qualcun altro nel mondo che già lo fa, che l'ha fatto. No, però devo dirti che ho iniziato da già 2 anni ad insegnare pittura con le dita a dei bimbi. Sono stata da 2 anni all'istituto IB che c'è a Palermo e da quest'anno sono al Thomas More che è sempre abbastanza... a Palermo. Sì. Devo dirti che ho una classe di 14 bimbi e sono veramente fantastici, mi seguono e mi piacerebbe se anche loro incominciassero a intraprendere l'arte. Ma mai ti è venuta voglia di prendere un pennello in mano? Allora, quando sono stata dal gallerista mi disse ma guarda sei molto brava ma prova col pennello. Sì, ci ho provato, ma in realtà assolutamente no, anche perché ciò che mi viene spontaneamente sostanzialmente c'è chi lo fa attraverso l'aiuto di alcuni acrilici, insomma non so, di materiali differenti. A me viene invece spontaneamente. Mi resta la curiosità di vedere le foto delle opere. Le opere le possiamo vedere domenica. Domenica io però ti capisco, perché guarda, io da tanto tempo che penso che quello che viene bene col dito non viene bene col cucchiaino, come la Nutella. È vero. Siamo d'accordo. È vero. Ci sono cose che ti danno una soddisfazione. Io ti conosco, gli altri si aspettano un'altra frase e tu trovi... di quelle che si capisce che ho studiato, va? Comunque le tue forme sono ondeggianti, se ho capito assolutamente bene. Sì, okay. In linea di massima io dipingo tutto ciò che riguarda il mare, le onde, sì, anche se dipingo spesso anche Ustica, che è la mia isola del cuore. Parliamo di Ustica, ci sono stata quest'estate, sono rimasta mezza prigioniera. È bella perché Ustica. Ci sono arrivata tipo il 30 luglio e improvvisamente è diventato inverno. Una glitter prigioniera ad Ustica, capitolo 4. Onde di 15 metri. Che a me viene benissimo dipingere. Non me ne fregava niente, perché tanto ero in vacanza, però erano tutti in agitazione. Quando la gente è agitata mi dà un fastidio. No. Ma che dovete fare? Siete tutti Berlusconi, buon'anima, che non potete fermarvi 2 giorni in un'isola. Ma perché poi capita tutto a te? Io questo mi chiedo. No, vabbè, perché non io mi accorgo di tutto e non faccio passare niente. A lei invece Ustica cosa ha lasciato? No, è una sua galleria. Guarda, io Ustica vado anche in inverno, pertanto dico, mi piace. Io spero di rimanere bloccata a Ustica. Ma poi i capperi di Ustica, mamma mia, meraviglioso. Non c'è una cosa che non mi piace. Le lenticchie ho provato anche, buonissime. A te appunto cosa lascia? Hai allora, bisogno di andare sempre. Sì, io sostanzialmente vado lì perché per me è, io la considero l'isola felice, è l'isola dove vai, dove ti stai bene, dove puoi andare con qualsiasi cosa, non occorre che fai nulla e sei sempre ben accolta. Bello. Infatti nelle mie opere spesso c'è Ustica vista da Palermo, vista da Barcarello, la dipingo spessissimo. Bello. E apprezzano?
Assolutamente sì. Sì, sì, mi amano gli usticesi, assolutamente. Già hai, lì hai avuto modo di lavorare? Allora, lì ho fatto una mostra che è stata permanente per 2 anni presso un hotel. Poi ci sono dei locali, dei ristoranti, il Faraglione per esempio, che tiene lì 4 tele mie in esposizione. E sono felice di questo. Bello. Perché mi piace sentirmi a casa, ecco, quando vado. Ed amante di accessori e quindi anche di arte, di quadri, dico, sicuramente danno un tocco in più in qualsiasi posto, locale, non soltanto a casa. Quindi secondo me bisogna proprio, certo, investire su questo. Le pareti nude di una casa. Peraltro da Brama, o ti sei appena trasferito o non hai gusto, con tutto rispetto. Da Brama troverete tutte le opere esposte sia al piano di sotto che al piano di sopra, perché è l'unico locale del centro città che ha anche un piano di sopra. Bene. E quindi abbiamo avuto questa possibilità di... Quante ne esponi? Ma allora, in linea di massima saranno una trentina. La mostra sarà su 2 piani. Bene. Sì, e ricordiamo così l'appuntamento di questa domenica, quindi domenica allora, 3. Sì, l'appuntamento è questa domenica, però la mostra rimarrà lì fino al 7 di gennaio. Pertanto chi non riuscirà possibilmente, visto che prevediamo abbastanza confusione, avrà modo di poterle vedere anche negli altri giorni a venire. E ti troviamo appunto sui social come appunto Dama Art Official. Yes. E poi su Facebook, penso. Yes, sì, come Dama. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, ragazze. Alla grazie prossima. Mille, grazie. Foto prima di salutarci, mentre siamo su Facebook. Sono già arrivati gli altri ospiti. Sì, c'è l'ospite Daniele Vaccarella. Oi. Yes. Aspetta, foto. Ti devi mettere, aspetta che io mi piazzo. Sì, vai, dimmi dove mi devo mettere. Metto la bambina. Ok. Ciao, grazie per essere stato qui. Grazie. Te conosci il mio figlio? Chi? Enrico Calà. Mi ha detto, mamma, vai da lei. Enrico Calà, aspetta. Riccio Rosso. E dove l'ho conosciuto? Ah, no, devo ricordarlo. Questo ve lo lascio. Ragazzi. Intanto ricambio il grazie. Saluto. Intanto grazie. Intanto ricambio il saluto e grazie. Poi ti mando le foto. E comunque le trovi su Glitter. Ok, io già ho messo segue, mi piace come grande. Io inizio a seguire su Instagram, cioè già ho lasciato il like. Vabbè, domenica se vi trovate al passeggio mi fa piacere. Grazie. Io dovrei essere in giro domenica, effettivamente. Okay. Grazie mille. Dai, ciao. Daniele, lo puoi chiamare? Nel frattempo però considera che tra 2 minuti parte la pubblicità. Ah sì. Yes. Ok, ancora 2 minuti prima di andare in pubblicità e di accogliere i prossimi ospiti, perché non è finita qui. Faccio un attimo un recap di quello che abbiamo avuto e di quello che ci aspetta. Oggi siamo abbastanza veloci. Intanto una call to action alla puntata di ieri. È piaciuta molto, dedicata alla città di Palermo, quindi se non l'avete vista seguitela. Hello People di giovedì 30 novembre 2023. Con me e con gli ospiti di ieri. Si parla di città, dalla un po' di storia, aneddoti, curiosità e poi anche un po' di informazione degli articoli di questa settimana. Mi farebbe molto piacere. Tornando ad oggi, abbiamo avuto nella prima parte Isabella Napoli, giornalista e fondatrice di Palermo Trendy, Graziella Blanda, celebrante titolare dell'agenzia matrimoniale Forever a Palermo, Rosellina Domilici con la campagna di solidarietà ASL T per Natale, le latte appunto che abbiamo ancora qui in studio realizzate appunto a favore dei bambini. Il ricavato andrà appunto all'associazione siciliana lotta leucemie e tumori dell'infanzia, ODV. Tu che cos'hai? Io ho Castello. Io ho, penso, i Mori. Non leggo più niente. Questo è il castello più particolare e qui abbiamo anche l'altro. Poi appunto abbiamo avuto abbiamo anticipato Dama, la pittrice che non usa i pennelli maledita, e stanno per arrivare Daniele Vaccarella e Maria Luisa Di Marco. Poi abbiamo ancora Tommaso Amadio, giusto? Amadio, non lo so, Amadio. Da Milano, in viaggio anche lui come Uccio De Santis, entrambi raggiungono Palermo per esibirsi. Amadio al Teatro Libero, mentre De Santis al nuovo Teatro Zappalà. Parliamo di una commedia black, il primo è uno spettacolo noto, arcinoto, quello di Mudù sostanzialmente, sì. Che programma Regina di Barzellette sul web, cioè pure mia madre se lo lui si ricorda di noi, penso.
fidata di te. Ma spero di sì, Uccio. Intanto pubblicità tra 20 secondi. Salutiamo Sergio per averci seguito. Maurizio, grazie per i complimenti. Ciao Sergio. Non è finita qui perché la puntata di oggi ancora fino alle 13 insieme. Visto Maurizio, oggi ci abbiamo i cuoricini. No, infatti vedo tutto rosso. Sono taglienti peraltro. Non cosa che compro io. No. Vabbè. No comment. Le cose che compro mai lei. Felice mai con questa ragazza. I consigli di Radio Inn. Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Concadoro Gift Card. Esatto, con la Concadoro Gift Card regali oltre 100 emozioni. E per ottenerla basta recarsi all'info point del Concadoro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così è il regalo perfetto per questo Natale. Allora non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Concadoro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Se per traslocare vuoi sicurezza, puntualità e convenienza, scegli Gregorio Loporto Traslochi, leader nel settore dal 1983. Dal canarino all'elefante, dal comodino all'armadio assaiante. Gregorio Loporto trasporta tutto, anche auto e moto, sia in Italia che oltralpe, anche con combinazioni settimanali. L'azienda ha sede a Palermo in via Vittorio Bachelet 66. Per info www.traslochitrasportiloporto.com o chiama il numero 091 66 683 157. Hai del vecchio oro e tanti nuovi desideri chiusi in un cassetto? Non lasciarli lì ad aspettare. Realizza i tuoi desideri oggi stesso con Affari in Oro. Porta il tuo oro usato in uno dei nostri punti vendita di Palermo. Ricevi denaro contante e compra ciò che più ti piace, dove vuoi e come vuoi. Affari in Oro conviene sempre. Lasci il vecchio, realizzi il nuovo. Facile, no? Affari in Oro. Contante all'istante e senza pensieri. Visita www.affarinoropalermo.it. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Signor Cam, lei è un esperto di comodità, ma si intende anche di regali? Alla Cam acquista regali belli, importanti e utili per fare stare comoda tutta la famiglia. Fino al 7 gennaio alla Cam acquisti regali importanti per le tue persone importanti. Materassi, letti, poltrone e tanti articoli dedicati al comfort con gli sconti di Natale fino al 40%. Cam è a Palermo in via Cilea 37. Materassi, letti e reti Cam. Da 50 anni, il posto migliore dove dormire. Nuova Sicilia Auto a Palermo è sinonimo di qualità con Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Jeep. E ora a Trapani una nuova Maison con Citroën e Opel. Venite a trovarci in via Libica 2 a Trapani e scoprirete la vostra auto ideale. Nuova Sicilia Auto, la concessionaria con una marcia in più. Radio Inn. La voce della tua città. Noi siamo tornate, abbiamo preso un po' di fiato, ma oggi sono in apnea con te. Che tu hai fatto? Cioè, no, non perché, ho fatto niente. No, perché un ospite dietro l'altro, insomma. Mi sono fatta una mezza litigata stamattina di pochi secondi, neanche piacere, ci ho provato. Per la cicca a terra. Eh sì, no, cicca lanciata contro di me. È diverso. Pericoloso. O comunque potevo passarci davanti, ecco, la potevo incivile, incivile. Però parliamo di cose belle, perché... No, parliamo di cose buone, Sara. Mischio, questo mio amico Daniele Vaccare, io lo vedo e mi viene fame. Non è giusto, Daniele, perché io sarei sempre a dieta. Aspetta che ti mette la nota e ti rimprovera e... Ecco, già nervosa. Con Daniele Vaccarella e Maria Luisa abbiamo vissuto una bellissima serata, un compleanno. Ce ne fossero di compleanni, Maria Luisa, Di Marco, perché ci tieni al tuo di cognome. Abbiamo vissuto il compleanno di Ammodo. Ammodo è la bambina di questi due giovani. Che ha fatto un anno. Ha fatto un anno e si trova sotto i portici, tra l'altro vicino a casa mia. Buona scelta. Così... Il tuo debutto, perché tu hai dedicato tutta la tua prima parte di professione alla formazione. Tu sei noto perché sei un formatore di pizzaioli, sei uno di quelli che ha preso più sul serio questa cosa che una volta sembrava alla portata di tutti, fare una pizza, e invece tra la scelta di farine, tra l'impasto, tra il lievito speciale e i tempi di lievitazione, si è formata tutta una scuola che vede ormai professionisti raffinati, cioè non è che più il pizzaiolo e ti immagini quell'uomo in canottiera bianca d'estate vicino all'arena. Cioè, adesso è tutta una scienza e tu sei stato uno dei primi con la tua scuola di formazione. E poi l'anno scorso, tatam,
debutto. Eh sì. Ciao a tutti, buongiorno. Bentrovati. Adesso sì, ci risaluteremo in radio, però in 50 secondi, ecco le tue considerazioni. Era meglio prima o dopo, ora? Ma non lo so, non penso sia cambiato molto, perché impegnatissimo ero prima, impegnatissimo sono adesso, quindi. Alla fine il tuo ruolo di battaglia è sempre fare pizze. Quello di impegnarmi sempre di più, quindi sono orgoglioso ovviamente per i risultati ottenuti tutti assieme, tutto il mio team, ma sono orgoglioso anche per il percorso che mi ha portato a questo, ovviamente. Mi ricordi come si chiamava l'accademia? Come si chiama? Si chiama Cecilia School of Pizza. Dove... E questa te ne occupi sempre? Sì, me ne occupo sempre. Facciamo corsi di formazione per neofiti. Adesso, non più per professionisti. Ma è professionale o anche così come un hobby particolare? Radio. È una, un'associazione non lucro. No, radio. No, dico, vabbè, ne parliamo ora in FM. Alta marea e alta marea, ancora tanti ospiti e argomenti da raccontare fino alle 13 con Hello People, Glitter People il venerdì, e siamo in compagnia di due amici che ritornano con Daniele Vaccarella e Maria Luisa Di Marco, che l'ultima volta ci sono venuti a trovare virtualmente perché eravamo in apertura di locale, quindi erano anche più frenetici di adesso. Sì. Adesso a distanza di un anno, con la prima candelina spenta sulla loro a modo pizzeria, appunto, di Daniele Vaccarella, che ormai è una firma nel mondo dei maestri pizzaioli, siamo sia qui per fare un bilancio sia per raccontare le golosità e le novità che ci sono. Te ne anticipo due io che mi hanno fatto innamorare, Sara. Vai. Ah, tu c'eri, l'hai visto? Solo infatti, che tu chiacchieravi. Ma io mangiavo accanto a te. Sì, ma io tu mangiato. Sei fattore di disturbo, io invece mi concentro, ho mangio fatto anche per due volte, ho fatto il bis. E io, top 10 di Milvia, anzi top 2, la pizza, quella sottile, signori, non è che deve essere tutto sfincione, ci sono persone a cui piace la pizza sottile, anche croccantina, e questa si chiama foglio di carta. Foglio di carta. Bellissima invenzione. La prima è stata. E poi, sì, sì, in ordine, la preferita da mia figlia è la pizza al, com'è, porgi l'altro guanciale. Sì. Che quella sta a gusti delicati. Sì, sì. Sta tornando di prepotenza. Ma poi c'è anche la tua parmigiana. Sì. La norma. Passo indietro. Andiamo ad un anno di a modo. Quali sono tutti i gusti che sono cambiati, che avete studiato? Se nelle preferenze del tuo pubblico hai analizzato altri feedback, se è cambiato qualcosa da quando in prima persona ci sei tu nella scelta dei gusti? Assolutamente. Diciamo che è stato un anno frenetico, perché ci ha coinvolto al massimo del nostro impegno e ci ha permesso di perfezionare quello che avevamo già realizzato, ecco, anche con i feedback dei clienti, perché io finisco di fare le pizze e poi vado a trovare i miei clienti al tavolo, no? E tra l'altro lì, tu li guardi dal vetro trasparente, quindi quindi vedi tutto. Lui è sempre in plancia di comando. Io poi sono tornata, lui è sempre là in plancia, non è sì, che sì, sì, lui fa le pizze, lui si mette lì. Vedo gli sguardi, vedo cosa mi dicono, i segni, quando io posso andare al tavolo, non posso, se vanno via mi danno ok, complimenti. Insomma, è tutto un susseguirsi di emozioni, una coordinazione, e poi ovviamente va a concludere quando vado al tavolo, e lì ecco se qualche feedback si raccoglie anche negli anche la pizza è a tendenze, ci sono mode, dico l'evergreen e la margherita, diciamo che è una è ancora moda. L'era del pistacchio sì. Sì, sì. È l'era di tutto. Poi ogni pizzaiolo ovviamente personalizza, c'è lo il stile suo, poi il prodotto, proprio stile, ecco. Tu la fai a modo tuo, la mia a modo è una classica. Ah, la tua non è a modo solo per dire fatta bene, sì. a modo qual è? A qual modo è? Perché ovviamente è curata nel particolare, pochi ingredienti, ben bilanciati, accorpati tra di loro. Ma c'è proprio l'impasto. Una pizza che si chiama a modo? Sono le a modo, sono non una serie una. Di pizze che... Cioè, non hai chiamato la pizza una pizza in particolare a modo? No, non mi è mai piaciuto. Tutte le altre. Non mi è mai piaciuto perché, non so perché non mi piace, ecco, dare il nome del locale alla pizza. Ah, ecco. Non mi è mai piaciuto. E la pizza regina del menù, ad esempio, non volevi fare... No, per me sono le pizze sono tutte eccellenze. E ecco. Quindi tra le tendenze quale c'è? Tra le più ordinate? Le più ordinate purtroppo quest'anno è stata la norma DOC.
La norma doc. Purtroppo perché perché non la, capito, cioè, vedi, la pistacchiosa era l'amante o la, no, la donna ufficiale, non l'ho capito. Esatto, non l'ho capito. Dice purtroppo perché la melanzana non è sempre di periodo, intanto quindi era un purtroppo tecnico. Sì, sì, ecco. Esatto, tipo fallo tecnico, dico, esatto, comunque cioè, fammi capire, la melanzana non è H24 12 mesi su 12, sono no, periodi e no, periodi. Adesso è iniziata quella di Serra, però ecco, ci sono delle tecniche di frittura che ti permettono di realizzare un prodotto comunque eccellente. Tranquilla che il glitter è tutto l'anno. Abbiamo le foto se l'hanno vietata sulla live. Intanto a modo mio, Paola e Chiara. Guarda, è un artista il nostro regista. Sì, sì, cuce le canzoni. Come si fa questa? Com'era questa a modo mio? Non me la ricordo di Paola e Chiara. Sanremo 2001, tipo. Vero. 2000. 2005? Io. È la colonna sonora di Ammodo. Vedi, queste sono idee che noi regaliamo, Sì, grazie. Infatti, nel frattempo, ecco, ci regalano le foto della regia di nuovo perché sono scappate, non le abbiamo raccontate. Dai, dai, dai. Delle vostre. Questa qual è? Ecco. No, Vita spericolata, però sarebbe di Ammodo la colonna sonora, per quello che mi riguarda. Ah, ecco. Intanto, come dicevi tu, avete realizzato un sogno, Maria Luisa. Maria Luisa, com'è stare in sala, prendersi sia i complimenti ma anche i capricci dei clienti? Perché parliamoci chiaro, chiunque quando va in un locale vuole sentirsi importante. E a volte, secondo me, fa pure più problemi di quelli che avrebbe a casa. Sì, però diciamo... Vuole fare la brava, la moderata. No. Dillo. Voglio dire che sicuramente ovviamente ci sono delle difficoltà, perché però qual è lo spirito con cui noi cominciamo la serata all'inizio, sia quello che anche io trasmetto ai ragazzi. È quello di, come dicevate voi all'inizio, la bambina. Io direi più che a modo il nostro bambino. Abbiamo già due figlie femmine, quindi a modo lo consideriamo il mancato figlio maschio che non è. Tu beato fra le donne. Sì, sì, sì. Non puoi decidere. Dico, quindi, come un bambino, curiamo appunto questo progetto, questo sogno realizzato. Perché io a modo la chiamo proprio un sogno realizzato. Quindi, quando il cliente arriva lì, è anche lui un bambino da cui prendersi cura, quindi la richiesta è lì nella linea del possibile, cerchiamo di accontentarle tutte, proprio perché la persona arriva, deve stare bene, deve stare a casa. L'idea per cui è nata a modo è che sia un luogo in cui tu ti senti a casa, in comodità. Ecco. Comodo. Era comodo anche i pannelli sotto il tavolo, che sì, ma che sono? Che c'è, allora, sono fonassorbenti. Hai visto che ho sempre ragione. Di cosa stai parlando? Non lo so. Perché è abbiamo sempre curato, così. C'è questa immagine di bambolina santa, invece è sempre così nervosa, mi maltratta. Però comment, io divorzio da te. Te l'ho detto, cioè, io me ne vado nell'agenzia matrimoniale e me ne trovo altre 2000. Vabbè, no, noi abbiamo a volte delle tensioni, però eri sempre accanto, anche da voi eravamo accanto. No, questo è share, testimonio. Noi dobbiamo fare share. No, vero, mi fai esaurire. E quindi questi pannelli fonoassorbenti ne avevo sentito parlare, perché spesso capita in alcuni locali che il vociare degli altri diventa... Diciamo, questo per esempio era stato per noi una sorpresa, perché ovviamente in fase di progetto non lo avevamo attenzionato. Ok, poi hai tante cose da pensare. Ah, voglia. Sì, ma... Quindi ci siamo ritrovati all'apertura con posso dirti una cosa? È comodissimo. Ma il fatto che c'è tanto vociare è comunque un successo. Sì, sì. Però sai, quando esce il cliente e ti dice però sai, non possiamo parlare, dobbiamo alzare la voce, non si può stare. Non è bello. No, certo. Quindi per me, ecco, mi sono premurato nelle realizzare. E quindi già nella progettazione era previsto. In corso abbiamo dovuto fare questo intervento. A modo mio di Paola e Chiara, a modo di Daniele e Maria Luisa qui con noi, la loro realtà che ha compiuto un anno, è insomma un anno di tante emozioni, dicevate. Quanti anni erano che ti dedicavi alla pizza? Diciamo, quando hai cominciato la tua prima pizza, quando l'hai fatta, in che locale eri? Ero al Coca-Cola Club. Hai visto che siamo cose estive, cioè, vero? Quando, ecco, e dove era? A Mondello, può essere? A Mondello, sì. Era una discoteca di Bersanti, mi pare, non mi ricordo come si chiamava il titolare.
iniziai il mio primo lavoro lì da pizzaiolo. E come ci sei andato? Ci già andato, insegnato? Sì, sì, perché venivo dalla bussola di Mondello, la bussola di Mondello, che era un locale anche quello, però lì facevo l'aiuto. Lì iniziai la mia prima esperienza come pizzaiolo, poi Quattro Bungalow a Capaci, locali che non esistono più. E quanti anni, ad oggi quanti anni sono passati 44. Di esperienza? 44. Ma come ci sei arrivato? Perché ti piaceva e quindi hai imparato? Mio padre era lo chef della bussola di Mondello. Ah, ecco. E io andavo piccolino con lui. E al giorno quante pizze fai? Ma non facciamo grandissimi numeri, ma siamo intorno alle 120-130 pizze giornaliere fatte a modo. Beh, fatte a modo. Appunto, anche perché non punto ai numeri, per appunto alla qualità. Alla qualità, sì. Infatti. E quindi se fai o fai i numeri o... Questo è quello che ti distingue, poi sicuramente me. Appunto i 44 anni di esperienza e poi un'altra punta di diamante, un'altra... Sì, un'altra cosa che la grandissima sorpresa del mondo è stata... mia moglie. Come per sei, comandante? Io? Sì. Dalla nascita. No, ti si vede. Però a modo, anche comandante a modo. Grazie, no. Vabbè, ognuno di noi alla nascita ha un destino, no? Io sono... Praticamente dalla nascita capacità. Mi sono sempre ritrovata a dover, insomma, tra virgolette, comandare, mettere, insomma, reggere. Anche questa volta mi è capitato questo, dico però a parte ogni cosa, le battute, dico sì, è stata una responsabilità che con coscienza ho preso. Però devo dire che sì. Se posso permettermi. Sì. Anche Alice. Anche Alice. Sì, sì, voglio ricordare. Voi avete due figlie, chi c'è lì che io già ho conosciuto? Sì. Tutte e due Alice lavorano? Alice è quasi sempre, cioè tutti i giorni lì con noi, sì. Ha preso il beverage in mano, si occupa della cassa, è, diciamo, è straordinario. Martina purtroppo, avendo il bambino, quando può, ci può dare dietro una le mano. Quinte, insomma. Lei verrebbe, sì, sì. Ma comunque c'è sempre comunque. E poi Luisa in sala. Vabbè, siccome certo. Io ho fame, vorrei ritornare all'argomento. Parla gusti e facciamo un pochino gusti, di tendenze, classifiche. Sì. Dai, classifiche. Gusti. Allora, devo dire che per esempio è molto richiesta, a parte insomma la norma abbiamo detto che è la regina di a modo. Sì, come diceva Daniele, abbiamo come pizza, devo dire che quella che citavi tu, la foglio di carta con margherita, un pubblico particolare. Perché è una pizza sottile, particolare, nel senso che non possiamo prenderla, non possiamo richiederla con abbondanti condimenti. No, non quindi, te la faccio. Certo, se no sfonda. Esattamente, quindi magari... Non te la faccio. Non te, esattamente, mi manda dall'auricolare messaggi particolari. Normalmente questa a Roma la servono con mozzarella e fiori, sì, di zucca. Può essere una margherita, una Napoli, una marinara, non possiamo spostarci più di tanto. Che sì. Differenza c'è tra marinara e Napoli? Che la marina... Le basi. La marinara ha la mozzarella e le acciughe, ma come la facciamo noi? La marinara ha la mozzarella, la Napoli ha la mozzarella e le acciughe, il pomodoro e l'origano. Mentre la marinara non ha la mozzarella, ma ha l'aglio. Ah, quella che chiamano la pizza rossa. Sì. Però a Napoli non mettono le acciughe, le mettiamo noi... Certo, vabbè, certo. I nomi qua si sa che vengono tutti. Ci dobbiamo distinguere. Poi, ancora. L'originale. Sì. Cioè? È un suo cavallo di battaglia. E com'è? Adesso c'è stato un mondiale a Parma, l'ho presentata anche in vari eventi. È una crema di attenino giallo con un straccio della pugliese, lonza baciata di suino nero, dei Nebrodi, prodotto molto raro. È la tumba persa. Ah, quindi una pizza sofisticata di quelle che sì, diciamo rispondono a questa nuova filosofia di studio degli ingredienti. Sì, sì, è il tartufo, che è il tartufo di stagione, e quindi non è sempre lo stesso perché varia in base alla stagionalità. Certo, interessante. Vabbè, io ora vado a casa, mi sfondo un po'. E poi gli impasti. L'impasto, Luisa? Il Trinacria, per esempio, è un brand brevettato da Daniele che possiamo trovare solo da Modo. E com'è? Quindi, ed è un mix di grani antichi siciliani, un integrale molto richiesto perché il cliente, quando io subito specifico è un brand brevettato, alza le antennine e dice: vediamo di che stiamo parlando. Certo, sì. Anche le aspettative sono unico. Alte, quindi anche un modo. E com'è? Qual è la particolarità? Ha tre grani siciliani, un mix di russello e tumminia, che sono dei grani duri,
e poi ho inserito un grano tenero ma bianco madonita, tutto siciliano. E adesso ci salutiamo ricordando dove vi trovate e i vostri contatti social. A modo, via Restivo, ci trovate sulla pagina, su Facebook. Dove siete attivi, trovate davvero, io ho visto vari post, insomma, ben... E noi salutiamo i ragazzi di All Food Sicily che hanno curato anche il vostro anniversario. Ciao, Salvo! Voi avete ricevuto anche un premio prima da questa rivista per come pizza vi siete classificati e anche un premio nazionale nelle 50 top pizza. Sì, abbiamo per quest'anno... Inseriti anche nel Gambero Rosso. Tra le eccellenze di top pizza in Sicilia. E due spicchi Gambero Rosso con un altissimo però punteggio. Penso che il fatto il sold out sia sempre il successo maggiore, assolutamente, no? quello è la conferma, è il premio più bello. E infatti anche Valerio scrive: il maestro pizzaiolo per eccellenza. Complimenti Daniele e Maria Luisa, grazie per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie a voi, ci vediamo da modo. Foto. I consigli di Radio In. Facciamo un gioco, vediamo se indovini. È tonda? È la luna? No, è tonda e gustosa? È la frittata? No, è tonda, gustosa e colorata. Ho capito, è la pizza. No, è tonda, gustosa, colorata, croccante, profumata, insomma deliziosa. Ma certo, è la pizza di Mastunicola. Indovinato. E il premio? Stasera ti porto da Mastunicola. Mastunicola, qualcosa in più di una semplice pizza. Mastunicola, la pizza artigiana, in via Venezia 71 e ora anche in viale Strasburgo 384 a Palermo. La GBC Sistemi vi propone le pergole bioclimatiche e le pergotende, strutture outdoor molto accoglienti per soddisfare il bisogno di sentirsi liberi. La GBC Sistemi ha le giuste soluzioni per dare più luce e bellezza alla vostra casa, con gli infissi a taglio termico. E ancora lavori in ferro, tende a rullo, zanzariere e porte interne. GBC Sistemi, a Palermo, via San Lorenzo 213A. GBC Sistemi, a misura delle vostre esigenze. Sito internet gbcsistemi.net. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo. Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo. Brava! L'immobiliare che mancava. Entra nel mondo di Enzima, il ristorantino della pizza in teglia. Enzima è amore per i sapori unici, per gli impasti ricercati e per le eccellenze culinarie. Enzima è il luogo in cui potrai gustare succulenti tranci gourmet. Enzima è anche servizio food per feste private. Ti aspetta tutti i giorni dalle 11.30 alle 15 e dalle 18.30 alle 23.30 in viale Croce Rossa 129 a Palermo. Martedì, giorno di riposo. Enzima, presente anche sui social, è il ristorantino della pizza in teglia ad alta digeribilità, leggera e croccante. Bartolone Ceramiche, l'emozione di un'idea che diventa casa. Bartolone pavimenti, rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, docce, idromassaggio, tutto ciò che hai desiderato. I tuoi sogni prendono forma grazie ai nostri designer interni e con il finanziamento a tasso zero tutto diventa possibile. Visita il nostro showroom in via Tommaso Angelini 23 a Palermo. La casa dei tuoi sogni ti aspetta. Sito internet bartoloneceramiche.it. Elenca, con una tradizione di oltre 60 anni, porta in tutto il mondo i sapori autentici della Sicilia. Elenca è il punto di riferimento in gelateria per ingredienti di altissima qualità. Per info, elenca.eu. Radio In. La voce della tua città. E siamo dentro la live. Ultima mezz'ora ancora. Ultima con due mezz'ora ospiti. Parliamo di teatro, parliamo di teatro con il palcoscenico, adesso tutti e due in collegamento sono Tommaso Amadio, penso si dica così, co-direttore artistico del teatro Filodrammatici di Milano, nonché attore in Nerds, che tu sai che a me mi piacciono tutte le cose, sei per mangiarti i cioccolati? No, stavo soltanto scollando lo scotch. Fammelo vedere allora a questo punto che cosa c'è dentro. Il 30 novembre, 1 e 2 dicembre alle 21.15 al Teatro Libero di Palermo in scena Nerds, Sintomi, una produzione teatro dei Filodrammatici di Milano, testo e regia di Bruno Fornasari, aiutami che non vedo niente, la cioccolatta con
Tommaso Amadio, però io parlo, Emanuele Rigazzi, guardate, Riccardo Buffonini e Umberto Terruso. Che bello, il presepe di cioccolato. Presepe di cioccolato. Di cioccolatta apposta, lo dico. La cioccolatta. Tu hai il pane, aprilo, fallo vedere. Che problema c'è? Io me lo posso pure mangiare adesso davanti a te. Intanto c'è quello che vuoi. Christmas, la cosa di legno per l'albero, la decorazione. C'è l'ospite. Hai la borsetta, questi sono i manici. Che carina. Tommaso. Dobbiamo metterci le cuffie per parlare con cuffie. Prova audio e video. Tommaso, benvenuto a Glitter People. Ciao, bentrovato. Allora, intanto abbiamo io con la mia collega una cosa sul cognome. Come si pronuncia? Amadio, ho vinto io, tanto per cambiare. Guarda solo oggi. Questo è il panettone di Asliti per beneficenza, l'abbiamo raccontato prima, adesso la mia amica lo voleva, forse se lo vuole fregare, l'ho mostrato alla Nuda. Però la latta è meravigliosa, di Nino Parrucca. E va bene. Parliamo un poco di teatro, c'era l'amica, esatto, la mia collega Alessia Rotolo che ha segnalato una notizia, anzi la segnaliamo, sì, la ringraziamo e la salutiamo, e mi diceva, che cosa dico all'ospite? Vada le mie due amiche folli, no, Glitter People è una trasmissione, perché tu sei da Milano, sei giustificato, una trasmissione che racconta i siciliani che brillano e non solo. Alessia mi conosce durante la settimana tranquilla, poi il venerdì non sa che... Il venerdì è un poco, perdiamo la bussola, ci piace parlare di siciliani e non solo, e soprattutto io ho una passione per i nerd, però i tuoi nerd non sono i nerd che pensavo io, i nerd bacchettoni, no, quelli molto intelligenti, diciamo la rivincita dei nerd. I tuoi nerd sono sempre originari dall'inglese, ma parliamo di rigurgito. Esatto, sì, la definizione scientifica è un acronimo, significa Non Erosive Reflux Disease Syndrome, che banalmente, detto così, sembra, oh mamma mia, cos'è? Bruciore di stomaco, quello che abbiamo un po' tutti o che i dati ci dicono essere sempre radio, più in radio, in una scusa, società. Ne parliamo in radio? È radio, tacchi a spillo, 12:38, no, perché non ci siamo resi conto che eravamo su Facebook già in prova con l'intervista iniziata con Tommaso Amadio, co-direttore artistico del Teatro Filodrammatici di Milano. Che però già oggi dovrebbe essere a Palermo, giusto? Sì, già da ieri. Ah, già da potevi venire in studio. E vedi. 30 novembre, 1 e 2 dicembre alle 20:15 al Teatro Libero di Palermo in scena Nerds Sintomi, una produzione teatro dei Filodrammatici di Milano, testo e regia Bruno Fornasari con Tommaso Amadio che è con noi. Abbiamo detto il significato di nerd nel vostro senso, che è una commedia nera. Spiegami. Sì. È una, si ride molto, parla di relazioni e la storia è la storia di questi quattro fratelli che si ritrovano per i 50 anni di matrimonio dei loro genitori in un agriturismo per festeggiare questo lieto evento. In realtà il tutto si traduce nell'emersione di quelle dei non detti, detti e non detti di relazione tra questi quattro fratelli e le rispettive compagne, fidanzate o ex, che interpretiamo sempre noi, siamo quattro attori in scena, facciamo anche le parti delle donne. Favoloso. Scusami, ma tu con tutta presenti. Questa peluria nel volto come fai? Dovreste venirlo a vedere per capirlo. Dovreste venirlo a vedere. Quanti interrogativi. Con te anche Emanuele Arigazzi, Riccardo. Sì. Buffonini. Tu ci devi scusare perché questa mia amica è giovane, quindi non avrebbe scusa di non vedere, ma con questi occhiali rosa, te lo giuro, non si vede niente, perché ma vi stanno molto bene. La speranza della lettura per me è il contrasto del video bianco e nero, con rosa niente, è tutto uguale, sono sfumature di grigio in questo momento. Comunque parliamo di altre curiosità riguardo lo spettacolo. No, mi stavi raccontando la dinamica, che è la classica con lei commedia un po' all'italiana con i vari personaggi, ma è anche molto alla palermitana e alla siciliana, cioè noi siamo maestri in queste cose di curtiglio, noi le chiamiamo.
Ma in realtà la scrittura è una scrittura molto anglosassone. L'autore che Bruno Fornasari ha scritto e scrive molti testi, e molti dei quali che sono stati, stanno venendo rappresentanti in Europa, molto più che ancora oltre che in Italia. E linguaggio molto dritto, molto veloce, e anche per il tipo di meccanismo che proprio inneschiamo di relazione col pubblico, appunto, possiamo permetterci di fare delle donne con la peluria, come dicevi tu prima, e a questi addirittura si aggiungono delle papere che sono presenti in questo agriturismo e che diventano in un certo qual modo degli spettatori silenti di quelle che sono tutte le dinamiche spesso folli che caratterizzano i rapporti umani. Abbiamo la musica, nel frattempo continuiamo su Facebook. Ma papere vere? Le papere, quelle, vabbè. Mlazza, amore cane. Pensavo le papere, quelle che faccio io ogni tanto. Quelle sempre. Quando siamo sbaglio tornati... la canzone a un cantante. Quelle sono le tue di papere. Finora le papere ne ho glitter. Fatte gravissime. Lella Malfino, poi... come si chiamava la signora la cantante dei Mattia Bazzar, proprio con quelli, cioè che... io più mi preparo per le interviste più le scafaccio, allora tanto va. E allora rieccoci ancora a parlare, però su Facebook questa volta, quindi Nerds, che oggi, domani è sabato, no aspetta, domani è sabato 2, era ieri. Oh, no, aiutami. Allora 30 novembre, allora stato... ieri oggi e sì, domani 30... Ecco, esatto. Ieri che era 30, esatto, vedi, ieri era 30. Esatto. Oggi è il primo giorno di dicembre e qua a Palermo ci sono 24 gradi, non so se hai notato che noi vi facciamo stare sempre al caldo. Molto, molto bello, tutta la compagnia è molto felice di questa cosa, anche perché noi con Palermo finiamo la tournée quest'anno, e torniamo su a Milano dove invece ci sono 2 gradi. Ta-da. Che bello, ta-da. Voi dovete capire cosa vuol sia. Cioè non si può, noi abbiamo avuto temperature tutta l'estate senza tregua, adesso che era arrivato un attimino di freddo di nuovo è primavera, da primavera inoltrata, perché 24 gradi sono parenti di giugno. Certo, però fa piacere, dai, arriveremo, non c'è bisogno di accendere il camino. Che cosa ci dici di questa compagnia e della Genesi, come vi siete trovati e come è nata l'idea anche di interpretare personaggi al femminile? Credo che non vi mancassero le attrici. Beh. No, assolutamente no, è proprio una scelta, anche perché il nucleo del racconto è di questi 4 fratelli, di cui poi pian pianino veniamo a scoprire tutta la storia. In realtà lo spettacolo è uno spettacolo che ha debuttato nel 2015 e ha avuto un enorme successo, a Milano è stato replicato ogni anno con sold out, proprio perché il meccanismo che immagina Bruno e che noi portiamo in scena è molto dritto, si ride molto, ma nello stesso tempo molto crudo, e non può avere un contesto naturalistico, perché se avesse un contesto naturalistico si trasformerebbe in una tragedia, o meglio, forse proprio perché tragedia e commedia sono molto vicine, il risultato è che noi tocchiamo dei temi molto vicini, molto, che in un modo o nell'altro, per quello che abbiamo potuto vedere in questi anni, tutti si identificano. Sì. Nel fatto di farlo sempre noi quattro crea una sorta anche di complicità col pubblico, di gioco col pubblico, che permette di riderne e riderne veramente tanto sopra. Vedi, rientriamo in radio per l'ultimo intervento. Sì. Ancora con tante domande. Glitter People, è venerdì 1 dicembre, noi abbiamo 44. Debuttato con l'alberello di Natale alle spalle, il camino, hanno preso il posto di Milvia e Sara che fanno le facce strane, e sarà così penso per tutto Guarda dicembre. Guarda che ho impiegato un po' per addobbare quest'albero così alto e il camino. Sì, è stato un attimo, prima. Hanno scaricato una GIF da internet. Siamo con Tommaso Amadio, direttore artistico del teatro Sara, perché siccome c'è bel freddino fuori, allora ci si chiude dentro i teatri. No, c'è caldo da morire, ma lo stesso è un piacere. Il 30 novembre ieri ha debuttato al Teatro Libero di Palermo, oggi 1 e domani 2 dicembre alle 20:15 andrà in scena Nerds Sintomi. Nerds col suo significato particolare che ci ha spiegato Tommaso Amadio, co-direttore artistico del Teatro Filodrammatico di Milano, dove è nata questa commedia black. Sì. Esatto.
Peraltro, però capisco gli occhiali rosa, è alle 21:15, è solo per non farmi un rispetto un'ora prima. Alle 20, alle 20. No, va benissimo, va benissimo. Allora, perché l'uno l'ho visto, che probabilmente il neurone non parlava con l'altro. Alle 20, in modo che insomma sì, il tempo di trovare posto e siete puntuali. Io in Vespa non faccio mai queste considerazioni. Io arrivo, posteggio davanti alla vetrina dentro. Questa è una fortuna. Che meraviglia. Da quanti anni ormai sei co-direttore artistico del Teatro Filodrammatici di Milano? Ah, allora, insieme a Bruno dirigiamo il teatro da ormai 14 anni, 14 anni, 14 anni, sì, e ci occupiamo solo ed esclusivamente di drammaturgia contemporanea europea, di testi mai stati presentati in Italia e accanto a quella praticamente ogni anno Bruno scrive un nuovo testo che poi mettiamo in scena e se ha fortuna, come è capitato in vari casi, finisce anche sui palcoscenici europei. Ma si ride, si ride o è soltanto una tensione? No, che no, si ride tanto. Si ride tanto ed è forse uno degli aspetti più belli di questo spettacolo, perché è una risata catartica e dove spesso i ruoli creano continui twist, per cui pensi che la storia vada in una direzione per quel personaggio, per quella situazione, e poi scopri che è tutt'altro. E noi ringraziamo quindi Tommaso Amadio e anche Alessia Rotolo che ci ha segnalato la notizia. Grazie. Continuiamo con il weekend teatrale, ma si riderà al Teatro Libero, si ride anche al nuovo Teatro Zappalà. E ne parliamo tra poco dopo Alice Merton. Grazie mille Tommaso. Ciao, per Tommaso! Essere stato con noi. No Roots con Uccio De Santis, che è in viaggio per Palermo. Chissà se riusciamo a beccarlo in un momento buono. Uccio, ci sei? Sì, penso che si stia collegando. Appena riceviamo il feedback dalla regia. Anticipiamo un po' della scena che andrà sabato 2 e domenica 3 dicembre. Uccio De Santis, attore comico, con stasera con Uccio, il trio di Mudù, sabato 2 alle 17:30, domenica 3 dicembre alle 18 presso il nuovo Teatro Zappalà a Palermo, un nuovo teatro che è stato riportato al suo splendore da Valentina Vitale, direttore artistico della struttura storica, con 772 posti a sedere. È uno dei palcoscenici più grandi dei teatri privati di Palermo, con 220 metri quadri e anche un ampio giardino. Noi siamo sempre per promuovere la cultura e i teatri, ma Uccio De Santis non ha davvero bisogno di promozione, perché è uno dei comici più affermati contemporanei dalle sue presenze in televisione e il suo imperare sul web con Mudù, che sono alla fine barzellette. Un'idea semplice: mettere in scena le barzellette, talmente semplice che quando... Ok, nel frattempo c'è una prova audio, speriamo anche video tra poco, perché non ti vediamo. Uccio, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Io vi sento. Sì, l'audio. Uccio va. De Santis, ben trovato. Stiamo in viaggio, stiamo. Ma non ti vuoi fare vedere? Ripartire perché, eh? Non ti vuoi fare vedere allora? No, non dipende da me. Ah no, ecco qua, forse è questo. Sì. È con Antonella Cenza e Umberto Sardella, che sono del tuo team. Ciao! Che bello! Adesso sì, allora ci sta. Bentornati, anzi bentornato Uccio a Glitter People, bentrovati voi. Abbiamo già parlato un po' di Mudù, della vostra idea semplice, talmente semplice che la settimana scorsa, quando col tuo collaboratore organizzavamo questa intervista, tu stavi andando in Kenya. Siamo rientrati ieri dal così, Kenya. Così, semplicemente. Siamo stati in Africa. Tu te li passi, sei veramente... godi una bella vita grazie a questa tua invenzione. Fortunatamente ti presenti ogni tanto in Sicilia. Io ho avuto occasione di beccarti in più di un'occasione e ogni volta crepa pelle, perché tu sei un mattatore, sei uno che prende le persone e fa fare a loro quello che vogliono. Anzi, sei, così che c'è a Palermo, un puparo. Ti ringrazio, è bello. Mi senti? Pronto? Ti sentiamo, sì, perfettamente, vai. Vi vediamo. Per me, io poi vengo dai villaggi turistici, vengo dal coinvolgimento del pubblico e quindi ho riportato sul palco anche quella che è stata la mia formazione. Sono così abituato a giocare col pubblico, ecco, questo è il termine giusto, giocare, perché anche loro si mettono in gioco e lo spettacolo poi continua con loro a un certo punto. La cosa bella è che riusciamo a fare è che nel momento in cui salgono sul palco questi soggetti
clienti che io vado a chiamare, noi stiamo molto attenti a quello che succede, e la seconda parte dello spettacolo, lo vedremo domani per coloro che verranno in teatro, al Teatro Zappalà, la seconda parte dello spettacolo riusciamo a inserire tutto quello che è successo giocando con i concorrenti che sono appena saliti. E torniamo a che punto del viaggio sei? Abbiamo la pubblicità, un secondo. Resta collegato, non mi perdere, non ci perdere. Va bene, fermati un attimo, così almeno, ecco, si fermi più avanti. Perché dopo pochi secondi torniamo che concludiamo Glitter People con la vostra intervista. Esatto, pubblicità, sì, così pubblicità. Scendiamo, ci mettiamo al sole che siamo più belli. Pubblicità. Di Palermo. Ricevi denaro contante e compra ciò che più ti piace, dove vuoi e come vuoi. Affari in oro conviene sempre. Lasci il vecchio, realizzi il nuovo. Facile, no? Affari in oro. Contante all'istante e senza pensieri. Visita www.affarinoropalermo.it. Oh, ingredienti genuini, una perfetta lievitazione e voilà, il panettone artigianale di Donnino è pronto, il mandorlato, il pan del bandito, il tradizionale, soffici bontà per rendere più dolci le festività, e poi da Donnino gli sfiziosi pezzi della rosticceria siciliana, realizzati rigorosamente con ingredienti selezionati e di prima qualità, e tanto altro, perché noi siamo buoni tutto l'anno. Donnino Total Food, a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Ho, ho, ho! Mary Shoes and Happy New Bag da Bag Store. Approfitta delle promozioni attive su tutti i prodotti. Bag Store è borse, pelletteria, valigeria, calzature, accessori moda dei marchi Guess, Pollini, The Bridge, Piquadro, Samsonite, Coccinelle, Borbonese, Liu Jo e tanto altro. Il Natale è alle porte. Scegli il regalo perfetto. Per lei. Per lui. Per i vostri bambini. Bag Store vi aspetta a Palermo nei centri commerciali Forum, Concadoro, La Torre e nel prestigioso punto vendita di Via Libertà 23, online sul sito bagstoreshop.com. Benvenuti dove si respira solo aria di mare. Benvenuti al Sette Nodi, il fish restaurant che vi offre un viaggio di sapori come non avete mai provato. Immergetevi in un'esperienza di ricercatezza, gustando il pesce fresco preparato con maestria. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ci trovate in via Torre di Mondello 28. Prenotate al 380 685 5825 per farvi trasportare dalla freschezza del mare e a godere dei sapori unici del Sette Nodi. Oh, cara Stellantis, quest'anno vorrei un regalo anch'io. Babbo Natale, ma che fai? Scrivo la mia letterina. Quest'anno i regali li fa Stellantis Endio Palermo. Dal 1 dicembre c'è il mercatino dell'usato. Solo fino al 3 dicembre. Extra sconto di 1.000 euro sulla valutazione del tuo usato. Fino a 3.000 euro di sconto su un numero limitato di vetture e passaggio di proprietà in omaggio. Ti aspettiamo a Palermo in via Imperatore Federico 79. Stellantis Endio. Happy Christmas Endio. Ogni anno la stessa storia, scegliere il regalo giusto. Io ho il regalo perfetto, è la Concadoro Gift Card. Esatto, con la Concadoro Gift Card regali oltre 100 emozioni e per ottenerla basta recarsi all'info point del Concadoro. Wow, un regalo che farà felici tutti. Proprio così, è il regalo perfetto per questo Natale. Allora, non perdere tempo, fai brillare il tuo Natale con la Concadoro Gift Card e regala un mondo di opzioni. Ciao, io parto per la spesa. Da quando ho scoperto Prezzemolo e Vitale, la spesa è uno spasso. Un viaggio entusiasmante tra sapori unici, bio, chilometro zero, il meglio di Sicilia, d'Italia e del mondo e senza allontanarmi dal mio quartiere. E posso viaggiare anche online su prezzemoloevitale.it. Più comodo di così. Vieni da Prezzemolo e Vitale. Parti per la spesa. Radio In. La voce della tua città. Ecco, adesso siamo su Facebook, oh, come detto prima, ok? Uccio finalmente nel suo habitat naturale, all'esterno, negli suoi scenari. Dove siete? Dove siete? Siamo tra Scanzano e Trebisacci ancora. Ah, purtroppo okay. Siamo ancora qui fermi. Bel tempo. In attesa del collegamento, dalle 12:20 ci siamo fermati, ragazzi. Ma scusa, mi hai fatto tu un milione di problemi. Mi hai detto poco tempo. Ho detto allora chiudo con te. No, però poi per fare una. Ci siamo fermati un attimino. Pensavo che ci fosse prima. Poco tempo perché siamo fermi. Io preferisco farlo. Perché se camminiamo e cade la linea è peggio, e quindi quello che vogliamo comunicare ai nostri
ai nostri fans e anche bruttini. On the road andava bene, ma così è più bello, anche perché stiamo davvero chiudendo. E poi siamo amici, dico, una volta che sei da me un minimo me lo devi dare. Qua siamo a Palermo, ci vuole un po'. Anzi, tu sei del sud. Una delle cose più belle del lockdown è stato il riso con le cozze e patate di Uccio De Santis. Una delle cose più belle? Del lockdown! È stato il tuo riso, ragazzi, state, il riso. State parlando di milioni di visualizzazioni quel video, fatto casualmente, così, però guarda che tanti hanno preso quella ricetta e si sono trovati molto bene. Io per pigrizia non l'ho ancora fatta, ma mi è venuto lo spinno di mangiarlo. Beh, per forza. Adesso ti do il consiglio per un'altra ricetta, perché io sono un grande chef. Amici, Cefuccio, anche perché non lo so. Prendete nota, ricetta per allora il Allora aspetta che la diamo in FM, così ci sentono anche dalla macchina. 20 secondi. Ed eccoci con Uccio De Santis in collegamento con noi. Ci diamo in bellezza noi, e in comicità Glitter People, degli attori di Mudù. Uccio, che è l'ideatore di questa fortunatissima, come la possiamo chiamare, serie, anche se sono piccoli sketch. Senti, molti quando dicono fortunatissima trasmissione, io dico perché fortunatissima? Ci siamo fatti un mazzo così. E non è tutta fortuna. Ma che fai? Ti giri tutto il mondo, belle attrici, ridi come un pazzo. Caro, troppo buono. Sì, Antonella, guarda che splendore, guarda. Grazie, grazie. Dico no. I filtri che ho messo sul telefonino, sennò sì. Come non che io lavori in miniera, però. Vedi? Allora. Abbiamo gli occhi a cuore per voi. Perseveranza, lavoro per 23 anni consecutivi, ragazzi, prima di arrivare. 23 è un bel numero, sì. Mandiamo un cuore anche noi, già siamo. Credete? Ti faccio vedere anche Umberto, però non fare domande perché no, si è dimenticato la cosa acustica. io. Allora, aspetta, no. 23 anni che lavoro con lui, vedi come sono ridotto, io ho 47 anni, portati malissimo. No, allora, ma amici, volevamo sapere la ricetta. Prendete nota per questa ricetta. Sì, pronta. Pollo stufato. Dai. Pollo stufato. Allora, prendete un pollo e gli raccontate tutti i vostri problemi. Alla fine, ma basta, piace. Guarda, anche Sara è una cuoca, perché me la fa ogni venerdì, Milvia stufata. Ma anche Milvia fritta. È bello fritta. Che tu appena hai sentito la ricetta hai detto aspetta che ci colleghiamo in diretta, peggio per sentire sta cazzata. Perché eravamo quasi serie. Uccio, stiamo chiedendo che cosa ci aspettiamo, cosa si aspettano i vostri oggi, chi vi viene a vedere oggi e domani? Aspetta uno spettacolo straordinario, uno spettacolo nel quale in due ore raccontiamo tutto il percorso del Mudù. Come percorso del Mudù intendo dire tutte queste barzellette che per 23 anni abbiamo messo in scena, ricordiamoci che abbiamo messo in scena sono 23 anni, abbiamo girato anche nel vostro territorio, vicino all'isola di Favignana, vicino alla... No, a parte Modica, lontana da Palermo. No, abbiamo girato proprio la riserva dello Zingaro. Bellissima, no? Wow, del Trapanese. Sono distanti da voi e quindi insomma, perché comunque il pubblico siciliano ci vuole tanto bene, e racconteremo sul palco. Ti sentiamo perfettamente. Perché mi sta squillando il telefono nel frattempo. Ma ti sentiamo perfettamente. L'importante è che senti. Sì, vai. Dicevo, racconteremo sul palco queste avventure, tutto quello che succede tra marito e moglie, quello che succede tra un medico e il paziente, tra i due carabinieri. Perché no, come possiamo trascurare i carabinieri? Tu sei nei no. telefonini di chiunque, credo. Uccio De Santis è diventato ormai un'istituzione italiana, bravissimo, coadiuvato da una splendida compagnia. Questo è un messaggio che è arrivato nella nostra diretta per te. Io ti do un bacio. Un forte abbraccio, speriamo di vederci in questa tua occasione palermitana, che ricordiamo che è Teatro Zappalà sabato 2 alle ore 17:30 e domenica 3 dicembre alle 18 presso il nuovo Teatro Zappalà di via Giuseppe Alessi a Palermo. Grazie per essere stati con noi. Grazie. Buon teatro. 12:58 noi in chiusura con ringraziando gli ospiti di oggi, tantissimi. La puntata in replica sulla pagina Facebook Radio On In. Demand, quando volete, tutte sempre a disposizione sulla pagina Facebook Radio In, dal lunedì al giovedì con alle 11 alle 13 con Sara Priolo Hello People, e il venerdì torna a essere Glitter People. Emilia Verna, Sara Priolo, Marco Perlongo. Grazie a tutti. Vi lasciamo con Luigi Guarneri, Radio Mania Day by Day, e buon weekend. Ciao.